Benvenuti a Compila, quindi va. Hello, hello. Perché si sente un rumore di fondo che secondo me è la lavastoviglie, ma questo succede a fare le live. Allora, devo spostare questa camera perché mi viene sempre da guardare dalla parte sbagliata. Adesso la sposto qui, così. Come la va? Ciao Sandro Mitico. Ciao Criccolo, ciao a tutti, ben arrivati. Una volta ero solito dire ben arrivati a metà settimana, ma purtroppo adesso facendo le live di martedì ce n'è ancora buona parte ancora da fare, quindi non è la fine della settimana purtroppo, beh dai, domani siamo già a metà, quindi per cui non è neanche così grave adesso. Vi faccio ripartire la music, magari la abbasso un po' così non dà troppo fastidio forse. Ok. Eccoci qua, la nostra consueta live del martedì. Dovrei fare uno spazzettino news. Adesso vedo di preparare tutto. C'è una luce un po' strana che mi. Sembro che c'ho il rossetto, questa luce un po'. Allora, vediamo se riesco a cambiare i colori, tipo rosso, rosso pompeiano. Di male in peggio, era meglio prima. Vabbè, rimango col rossetto che stasera ci sta, tanto ormai va di moda. C'è una live alternativa. Come la va? Allora, intanto ringrazio, in realtà non so se è qualcuno di quelli collegati, ma ho visto che c'erano un po' di commenti sulle live che ricarico su YouTube, perché come già probabilmente sapete, per chi eventualmente non se le vuole rivedere, di solito io metto le live, rimangono qua su Twitch per un po' di giorni, indicativamente penso un paio di mesi. Anche se a volte mi spariscono un po' prima, però rimane il cosiddetto VOD, cioè il video on demand che consente di rivedere appunto la live anche se in differita. Però io le ricarico anche su YouTube, così se qualcuno lo preferisce come mezzo, e so che diversi mi guardano lì perché mi scrivono in privato, mi scrivono e lasciano anche dei commenti sotto i video, ovviamente ben accetti. È un utilizzo, anche se secondo me la cosa migliore è partecipare in live, anche perché a volte mi arrivano delle domande e a quel punto dico, vabbè, a meno che chiaramente uno non abbia tempo, possibilità o voglia, perché giustamente sono le 9:30 di sera, quindi anzi sono le 9:30 passate, ci sta che non si abbia sempre quella gran voglia di mettersi lì a vedere una live di programmazione. Poi io non sono il massimo dell'intrattenimento, questo purtroppo bisogna metterlo in conto, e quindi ci sta che qualcuno magari in differita nel weekend voglia dare un'occhiata. Tanto poi comunque alle domande cerco sempre di rispondere, quindi però sì, chiaro che in live è molto più interattivo perché si riesce un po' meglio a, come dire, fare eventuali domande in diretta. Poi io intanto vedo che anche le altre live arrivano dei suggerimenti, più che altro per me, che così come dire, mi facilita il compito, perché a volte la memoria è facilecca, essendo come dire tutto un po' improvvisato, si fa un po' quello che si può. Adesso non si vede stasera c'è una maglietta col TARDIS del Dottor Who. Preso su Pumpling, anche se non posso mettere un codice sconto perché non sono promoter come gli influencer, però sono felice di mettermi questa maglia perché mi ero sbagliato a prendere la taglia, era troppo stretta, adesso mi va bene, quindi facciamoci gli autocomplimenti per i risultati. Allora, adesso passo allo screen perché ci sono un paio di cose che volevo far vedere. Dovrei farmi una sorta di, come dire, scena dove metto il titolo per fare il momento news, eccetera, però magari ecco, vado,
per fare le cose in maniera un po' più interattiva. In realtà non so se spostarlo qui. Allora, facciamo così. Tanto poi devo guardare lo schermo. Vabbè, non ho cambiato la scena, quindi voilà. Così si vede. Qui sotto c'è Delphi che è già in funzione. Allora, news che vi segnalo è questo, che c'è la in programma l'IT DevCon European Delphi Conference Spring Edition, edizione primaverile soleggiata, che è una giornata in questo caso il 24 maggio a Roma, che è una conferenzina molto interessante. Ne avevamo già parlato in altre live, quindi se qualcuno è interessato, ci sono fino a, non mi ricordo quando è la data per cui finisce questo prezzo, ma penso sia forse qui a marzo oppure inizio di aprile. All'Iberd c'è una giornata, al momento ancora non c'è la timeline, la zona è Frascati. La conferenza che io suggerisco, c'è un blog post. Allora, intanto vi incollo il link della conferenza e poi il, secondo me l'avevamo visto già l'altra volta, ma ci diamo un'altra occhiatina. Sì, mi ricordo che l'avevamo già visto, però diciamo, sono usciti un po' questa settimana questi biglietti, il sito è già aggiornato e quindi c'è già, insomma, qualcosa per poter partecipare. Poi, se facciamo in tempo, una cosa, un'anteprima della timetable è qui. Al momento vedo che rispetto all'altra volta non ci sono ancora novità, però in questo post ci sono, insomma, è a maggio, quindi abbiamo ancora marzo, aprile, maggio, beh, abbiamo già fine maggio, abbiamo un paio di mesetti, ecco, ancora da, e quindi c'è ancora tempo, però seguite la timeline, così se volete vedere gli argomenti potete aspettare. E quindi al momento c'è l'Early Bird, che tra l'altro ho scoperto si chiama così perché l'Early Bird è l'uccellino che vi dice le cose prima, quindi, e quindi dà il nome al prezzo. E altre cose, altre novità al momento direi che non ce ne sono, salvo che se riesco, ma cercherò di farlo, di fermarmi un po' prima a costo di dividere in due magari anche la live, farei questa cosa, ovvero un'estrazione di un paio di codici per avere uno sconto sulle conferenze del GRUSP che sono in programma. Una è quella del JS Day, quella, cioè, insomma, abbastanza conosciuta perché si parla di JavaScript eccetera, quindi non è una novità, abbastanza nota, forse quella più nota che si tiene a Verona. Io ho un codice sconto da fornire per andare online, quindi non è un codice sconto, in realtà c'è un biglietto online gratuito per cui si possono seguire i webinar online, e un codice sconto che in realtà è per tutti, quindi ve lo incollerò alla fine sulla chat per eventualmente uno sconto sull'acquisto di biglietti sia online che in presenza, come si suol dire. Qui c'è la D-Break che mi vuole mandare la pubblicità, se riesco a vederlo lo riesco a stoppare un attimo, e quindi più tardi proviamo, se ci rimane tempo, a fare questa estrazione. Poi bando alle ciance, perché secondo me più delle volte stiamo molto spesso a chiacchierare, quindi facciamo poche cose. Questa sera partiamo subito, tanto possiamo anche chiacchierare sul durante, quindi se avete novità o cose da segnalare. E l'argomento della serata era programmazione oggetti, quindi in realtà stoppo un attimo la cosa che stavo facendo la volta scorsa, dove avevamo iniziato un po' a vedere la Visual Form Inheritance, avevamo provato a creare dei form, a ereditarli, a crearci dentro stile pagine. C'è una notifica, è piccolina, non la vedo, aiuto, che cos'è? Ah, ok, una subscribe è comparsa dopo, okay. Vedo l'alert piccolino,
giusto, mi dimentico sempre che grazie Criccolo per la subscription col Prime, che quantomeno ti salva dagli spot, ti dovrebbe, però dai un refresh alla pagina, perché molti dicono continua a darle lo spot, perché bisogna dare un refresh, quindi altrimenti non, il sito non sente, non so se l'hanno sistemato, però non sente che mi fa venire in mente, mi ricordi dire che comunque c'è un, per chi ha Prime c'è una sub che mette, come dire, a disposizione gratuito Amazon, almeno forse così li evito, sì, perché sono abbastanza fastidiosi quando io li incrocio. È vero che io guardo degli streamer a cui sono abbonato, perché poi però magari questa cosa della Prime non è sempre in un, cioè non ve lo dico più che altro perché spesso, cioè, c'è un abbonamento, quindi molto spesso viene già usato magari per altro, però essendo che qui seguite cose dello sviluppo, se non seguite qualcun altro, ecco, in quel caso diciamo che tra Amazon e il sottoscritto mi arriva, a me arriva poco e nulla, ecco, diciamo. Cioè, per dire, questo mese mi sono dimenticato di interrompere un abbonamento su un sito che avevo usato per delle live collettive e al mese ti pigliano 17 euro, e quindi dovrei fare praticamente 3 anni di live per recuperare quei 17. E quindi, come dire, si fa per beneficenza, non è... quindi purtroppo non conto sulla monetizzazione, ecco, quindi Dio, in quel caso meglio, come dire, anche Netflix costa uguale, quindi stavolta l'ho bloccato, perché quantomeno se facciamo una live lo vado a riattivare, però almeno non mi prende dei mesi, anche se dovremmo farla qualche live, come una delle ultime che abbiamo fatto, bisogna trovare un attimo un argomento pimpante da condividere assieme, poi la organizzeremo. Comunque grazie in ogni caso, perché visto che mi arriva un obolo, quantomeno mi arriva in cambio dei banner che ti eviti, insomma, almeno speriamo che adesso finisca Mirko di LinkedIn, non mi entusiasmo. Ho visto che l'ha invitato, sì, gliel'ho segnalato, poi in realtà non so se ha avuto occasione o meno di vedere veramente Delphi, diciamo, cosa è riuscito a sperimentare più che altro, perché però può darsi che, cioè, spero che l'abbia davvero provato e che non abbia, come dire, fatto un copy and call di ChatGPT sulla domanda che cos'è Delphi per farci un post, poi anche lì l'abbiamo effettivamente un po' azzannato, però alla fine è stato tutto, ma perché quel meme che è girato, che tra l'altro è stato ricondiviso anche su Delphi Club Italia, dove abbiamo riso di più, perché diciamo Delphi Club Italia ci sta perché sei delfisti, però visto su LinkedIn mi ha fatto un po' strano, perché non ho capito come mai, ecco qua c'è il mio Facebook, giusto per far capire a chi non ha visto magari di cosa stiamo parlando, e anche per farvi vedere che c'è un esiste un Delphi Club Italia su Facebook, anche se non tutti usano Facebook. Ecco, questo qua, diciamo che a noi ha fatto ridere perché menzionava Delphi. Io già l'ho trovato strano che in un diagramma che non so da dove nasce, fatto da non so chi, perché penso che sarà un meme che gira, sia, come dire, sia menzionato Delphi, è già nelle prime righe, però non ho capito perché. Cioè, secondo me avrebbe avuto senso, avrebbe fatto ridere se al posto di do you want to make a lot of money ci fosse stato scritto do you want to pay a lot of money, perché generalmente Delphi non è, come dire, considerato male perché non ci si guadagna, perché, cioè, giustamente pagando la licenza, anzi forse è quello che viene più usato per fare dei programmi su licenza, se non altro per comprarsi la licenza di Delphi, quindi generalmente chi sviluppa in Delphi monetizza sicuramente più di, cioè più o meno, non so, però chi usa Python non paga nulla e quindi magari lo usa per scopi didattici. Delphi a scopo didattico si utilizza la community, ma se lo usi effettivamente professionalmente, visto che un pochino ti costa, si presuppone che poi ci si monetizzi sopra, quindi, cioè, mi sembra proprio, non lo so, mi sembra che non abbia a che fare con Delphi. L'avessero messo qui a Ryudamb, allora mi avrebbe fatto più ridere, però era poco attinente. Però già bisogna ringraziare che compaia, tantomeno,
anche che sia menzionato, e quindi. Però vabbè, su Delphi Club Italia sappiamo tutti, su LinkedIn ho detto boh, cioè chi lo pubblica non lo conosce perché l'ha imparato, e quindi perché gli fa così tanto ridere questa cosa. E poi aveva scritto espressamente che era giusta dall'inizio, e gli ho detto ma forse proprio, cioè non è proprio così, e quindi non è che poi faccia così, boh, non fa così ridere se non chi lo conosce, quindi boh, non ho capito perché un non delfista facesse così ridere. Però vabbè, alla fine non vedo perché farci dei problemi su questa cosa. Una cosa interessante che ho visto stasera è che in una delle prossime live dovremo provare per forza, però non mi ricordo adesso, forse della cronologia, Delphi Code Coverage, qui ho visto condiviso una cosa spettacolare, almeno sulla carta, perché sullo screenshot mi è piaciuto molto questa cosa, e mi fa questa lavastoviglie che sta lavando le mie malefatte. C'è questo Delphi Linter che è molto interessante, sembra un tool che si integra con Delphi ma anche con Sonar Cube, col plugin di Delphi. Quindi sapete che Sonar Cube è un tool che vi analizza il codice sorgente, vi trova, a parte non gli errori perché quello non vi fa compilare ovviamente, però il code smell e quelle cose di, come dire, quei costrutti, non so, magari un valore letterale che non è stato messo come costante, quelle variabili che hanno un nome che differisce di maiuscole e minuscole durante l'utilizzo del codice, cioè quelle cose che non sono propriamente errori ma rendono il codice meno elegante, meno leggibile. SonarCube vi trova in maniera, cioè vi analizza il sorgente, vi trova queste cose. Questo Delphi Lint è molto interessante. I linter, per chi non sa, sapete sicuramente cosa sono, ma per chi non lo sa, sono dei programmi che sono fondamentalmente degli sceriffi, sono come se la vostra mamma fosse esperta di programmazione e mentre voi programmate vi dicesse quella cosa lì non si fa così, ecco, queste sono i linter. C'è un tool che vi analizza il codice sorgente e in tempo reale vi segnala delle problematiche che non sono errori, sempre errori di compilazione, però ad esempio in JavaScript gli potete dire guarda, fai sì che tutte le stringhe siano con le virgolette invece che con l'apice singolo, cioè vi impone anche uno stile oltre a questa cosa, e vi cazia se non... questo toolettino qui ho visto uno screenshot che secondo me era favoloso, usato in diretta, che era pure animato, non so se riesco a ingrandirlo, mi sembrava molto interessante sia per come visualizza i risultati all'interno del... non riesco a stopparlo, è una gif, forse riesco a farlo vedere anche un po' più grossino, ok, cioè vi segnala i problemi, ad esempio vi fa vedere, se tornassi indietro, che c'era una unit, suggeriva di spostare una unit implementation magari perché si accorge, ecco, review this potential necessity import, move to implementation, cioè lui vi dice c'è questa unit che potreste rimuovere perché non è utilizzata, c'è questa che potreste mettere nella parte implementation perché viene usata in implementazione, avoid mixing names, merge this visibility, cioè ci sono due sezioni private qua, e vi dice ad esempio di farne una sola e di fare un merge tra tutte queste. Cioè interessanti i suggerimenti che dà, il fatto che visualizzi tutto direttamente nel sorgente, è una cosa che mi piacerebbe. Poi ogni regola qui sotto è rielencata, oltre a vedersi nel sorgente, se ci cliccate vi dà la spiegazione perché è un issue, perché dovrebbe essere fatto così, quali sono le potenzialità delle le problematiche, suggerimenti su come risolverlo, quindi vi aiuta a essere un programmatore un po' più skillato, un po' più skillaci. È interessante, cioè per Delphi questa è senz'altro una novità, perché c'è in molti IDE, ma una cosa, come dire, così c'è anche in MMX, Code Explorer, il plugin per l'expert per Delphi, c'è qualcosa del genere, però ecco, qui siamo su un altro livello. Se fosse funzionale, veloce, eccetera, mi piacerebbe provarlo per capire come va, quindi io ve lo segnalo, e quindi magari ve lo metto pure, poi gli daremo un'occhiata, ecco, quando sarà lo guarderemo, perché secondo me
a me sembra molto interessante, ecco, da questo punto di vista. Poi vedo che si vede abbastanza bene sia su temi chiari, su temi scuri. To Do Main Wind, ecco, qui ha fatto un ha messo, come dire, la parte ha mescolato minuscole e minuscole, questo è diverso dalla dichiarazione, questo si può spostare sotto, ci sono tutte queste, non so qual è il livello di maturità di questo tool, però mi pare molto molto interessante, dovesse evolversi mi sembra molto interessante, quindi integrato in Delphi, quindi bellino bellino, sicuramente da approfondire. Delphi 11 più script build, fa le build con PowerShell, interessante questa cosa, con tutti gli artefatti, ok, sarà senz'altro molto interessante andarlo a guardare. Piace il logo, mi piace, quindi interesting, sicuramente di sicuro interesse. Ok, detto questo, quindi parliamo di programmazione oggetti in Delphi. La programmazione oggetti non è senz'altro un argomento nuovo, anzi direi che ormai ha un'età che, però ecco, per chi chiaramente non è uno sviluppatore, diciamo così, professionista, magari un argomento più ostico. A me capita di partecipare spesso in forum di discussione dove, come dire, ci sono, mi viene a dire spessamente alla qualunque mente, alla Antonio Albanese, ci sono dei più pilo per tutti, ci sono spesso delle difficoltà più che altro logiche concettuali. Ti sento basso come audio, anche se al massimo, allora, grazie, provo ad alzare, forse anche la musica che rompe un po' le scatole, la riduco un po', poi magari mi avvicino pure, perché sono effettivamente un po' lontano, adesso magari mi avvicino di più e sposto anche la RAM, voilà. Confermo l'audio basso, allora andiamo a vedere se c'è modo di qui è proprio al massimo, quindi allora facciamo che riduciamo al minimo tutte le interferenze, spero che non sia per il rumore di sottofondo, ma se no potrei mettermi anche una cuffia e faccio anche prima. Dicevamo, ok, poi mi dite se è un po' migliorato, spero di sì, ma dovrebbe essere, io la rotella al massimo, quindi non so se ho la possibilità di Advanced Audio Properties, di fare un boost, forse riesco a fare qualcosa, vediamo, c'ho il mic che non vorrei spampanarvi. Vedo che ci sono dei decibel, quindi può essere che questo aumenti un po' il volume, poi mi dite se è vero oppure no. Se lo tiro su, essendo una scala non vorrei poi esagerare e farvi saltare un po' meglio, anche se non forte. Via, diamoci una bella botta, così poi lo tengo in questo modo e dovrebbe essere un pochino più alto, senza esagerare, perché appunto non ho idea, non sentendomi in cuffia non ho idea se poi la cosa può causare problemi, ma al momento proviamo a lasciarlo così e poi vediamo. Ok, chiudo. Ora sentite bene? Grazie a voi, anche perché insomma direi che è abbastanza fondamentale, poi così non devo strillare, se no la vicina si mi viene a bussare magari. Ok, questo è a posto, c'è questa luce un po' fastidiosa, adesso magari mi sistemo un po'.
qui siamo sempre sull'onda dell'improvvisazione, quindi come dire, non siamo streamer professionisti, non siamo neanche sviluppatori professionisti. Sviluppatori professionisti, sì, dai, quello sì. Ok, perfetto, possiamo andare. Dicevo, programmazione oggetti, quindi non è sicuramente un argomento nuovo, questo poco ma sicuro, però, come dire, è un sicuramente un tema che ricorre spesso e che vedo, di cui vedo molte difficoltà su vari forum di discussione. Se è giovane e bella, lasciala pure bussare, che non dico niente, non si sa mai che veda la live, quindi non posso, sono impegnato e quindi quindi vedo molte difficoltà a livello teorico sui forum, proprio sui concetti, quindi penso che Delphi sia un linguaggio molto, come dire, ideale per imparare questi concetti, proprio per la sua natura, come si può dire, in un certo senso anche smart dal punto di vista di come si fanno le applicazioni, che sono RAD, tra l'altro la programmazione oggetti possiamo usarla anche a livello visuale, quindi farci cosine dal punto di vista dal punto di vista visuale, e quindi utilizzarlo anche in quell'ambito, e quindi ha diversi, come dire, risvolti, dove chiaramente conoscerla bene è abbastanza importante. Però noi, diciamo, l'affrontiamo a livello accademico, ma non tanto, nel senso che non ci interessano molto i nomi complicati che si danno ai vari principi, alle cose, per nascondere il significato, che alla fine è molto semplice, ma cerchiamo di puntare all'atto pratico. Quindi ovviamente magari molti conosceranno questi concetti perché non sono nuovissimi. Come metterla in pratica? Facciamo un'applicazione BCL, ok, quindi lo vado a salvare, mi faccio una cartellina 05 OOP, ok, facciamo un progetto, chiamiamolo, sono messo la luce proprio in mezzo allo schermo, sono proprio bravo, ok, adesso va già meglio. Chiamiamolo Shape Demo, ok? Veramente, allora, usare le forme geometriche è, come dire, un po' brutto, potremmo dirlo, perché insomma sono un po' sterili, però è senz'altro il modo giusto, è senz'altro un esempio che dà, come dire, la possibilità di espandere e di esplorare diversi concetti della programmazione a oggetti, appunto. Quindi anche se è un po' noioso, io seguo questo perché sicuramente è quello che consente di fare gli esempi più calzanti, ma poi potremmo provarne anche altri diversi. Shape Demo è il nome dell'applicazione, questa è la main form, quindi lo chiamo Shape Demo Forms Main, e poi salvo anche il progetto e lo chiamo Shape Demo. Qui vabbè, la mia form, ma faccio name main form, caption faccio Shape Demo. Tra l'altro abbiamo già delle shape all'interno di Delphi, ma questo, come dire, non è un problema, non è questo. Perché ho scelto questo tipo di applicazione? Perché ci consente di avere un canovaccio da lanciare, dove noi possiamo testare diverse cose. Abbiamo già una form pronta, possiamo anche fare dei disegnini, quindi possiamo anche espandere la nostra applicazione per vedere qualcosa di tangibile su quello che andiamo a fare. Però cosa ci interessa fare? Esploriamo la programmazione oggetti. Allora, una breve introduzione. Supponiamo di voler fare un programma dove noi gestiamo delle forme geometriche. Quello che potremmo pensare da un certo punto di vista è come strutturarlo. Allora, Delphi supporta due paradigmi, ovvero quello, ne supporta in realtà più di uno, perché ci sono quello procedurale, ovvero noi non abbiamo ancora dato un'occhiata perché abbiamo visto delle cose un po' più interattive, alla struttura base di quella che è una unit, ovvero il modulo di che contiene codice sorgente Pascal in Delphi. Quindi ci aggiungo al mio progetto una unit,
Ok, e qui la vado a chiamare, facciamo shape demo punto, boh, potremmo chiamarla core perché è il nucleo del nostro programma, che ne so, chiamiamolo come volete, o kernel, chiamatelo come vi pare, e chiamiamolo shape. Qui dentro ci scrivo, questo è il mio modulo, quindi questa è una unit, noi abbiamo sempre avuto. Ciao Maurizio! È arrivato il mitico Framrizzone, quindi saluti alla Romagna dall'Emilia. Quando è che organizziamo il Pia del Fidei? Appena viene un po' di sole, dobbiamo reclutare un po' di gente per fare. Ok, aspetta che voglio, come puntualmente, come tutti i martedì, tra l'altro mi scrive mia madre per chiedermi se vado a mangiare, quindi tutti i martedì puntuali c'è questa cosa. Allora, dicevo, noi abbiamo sempre visto queste unit con un po' più di contenuto perché abbiamo visto quelle dei form, quindi abbiamo visto che qui nelle uses c'erano vari nomi, varie cose, poi avevamo la classe del main form con dentro questa roba che di solito magari andavamo a togliere. Pia dei fidei quando vuoi. Ci vedremo di organizzarla sia perché ho bisogno di piadina, sia perché ho bisogno di. Questo di solito poi io lo vado a spostare nel source del progetto. Non vedo la. Ok, eccolo qua. Perché così non mi faccio tentare dall'usare direttamente questa variabile all'interno di altre unit, visto che sta in questa unit. E quindi generalmente abbiamo questo che ricordo è una clausola per includere quello che è un file di risorse che contiene la definizione del form. Ciao Valerio, ciao Muzio, scusa. Tutte le volte mi faccio fregare. È anche messo prima, quindi c'è proprio cognome e nome come sui documenti ufficiali e quindi mi viene sempre il lapsus. Quindi questa è una risorsa che fondamentalmente contiene questa roba qui, cioè la versione testo dei valori delle proprietà che, con cui andiamo a configurare il form che viene caricato al momento della creazione. Ecco, la unit che ho creato io e questa qui non sono così diverse, cioè qui c'è già roba che Delphi va a inserire per sostenere, diciamo, il funzionamento del nostro form, quindi il nostro form ha questa classe. C'è un modulo, una sezione interface, una sezione implementation, c'è questa R, poi se aggiungiamo andiamo a intercettare degli eventi, ad esempio l'on create, ci troviamo qui una procedure che viene dichiarata qui in implementation, ma è anche presente in questa dichiarazione del form. Noi abbiamo poi riempito fondamentalmente fino ad oggi gli spazi qui, ma non è che abbiamo fatto più di tanto, non abbiamo esplorato la struttura di questo file. La struttura è molto semplice, cioè ognuno di questi file è una unit è un po' l'equivalente del modulo di JavaScript o di TypeScript, e quindi diciamo un compartimento stagno dove all'interno noi inseriamo gli elementi che noi utilizziamo per programmare fondamentalmente. In Pascal una unit come è fatta? Parola chiave unit, nome della unit che deve coincidere con il nome del file per alcune, diciamo, formalità che sono un po' scolpite sulla pietra e definite come convenzione, quindi questo nome sarà sempre equivalente al nome del file path. E se io qui vado nel file path e lo rinomino, Delphi mi va ad aggiornare automaticamente il nome della unit, quindi li tiene sincronizzati. Se rifattorizzo qui cambia il nome del file, eccetera. In altri linguaggi come Java c'è una regola simile, in altri linguaggi ancora tipo C Sharp non c'è, ma è una buona prassi, quindi comunque questa dovrebbe essere una cosa che non dà fastidio. End è la fine di questo modulo. In mezzo abbiamo interface implementation che sono, come dire, le porte di apertura di due sezioni. Una sta ovviamente tra interface implementation, l'altra tra implementation ed end, ce ne sono anche altre perché abbiamo anche un initialization e un finalization. Poi troveremo eventualmente il modo di illustrarli e di usarli, ma al momento li tralascio per semplicità.
Quindi abbiamo detto, questo è un compartimento stagno dove noi possiamo mettere cose qui dentro, ok, oppure in questa sezione. Qual è la differenza? Queste sono cose che riguardano, come dice poi la parola della sezione stessa, implementation, l'implementazione, quindi il codice, il corpo, tutto ciò che non è una dichiarazione, necessariamente, ma è codice che viene eseguito per implementare procedure, funzioni, metodi di classi che scopriremo poi a breve cosa sono, quindi tutte queste cose fondamentalmente. E tutto ciò che sta qui dentro, in implementation, non è visibile all'esterno. Quindi il nostro modulo è un compartimento stagno dove c'è però una piccola porta verso l'esterno che è rappresentato da ciò che sta in interface e tutta una parte che invece è una black box, una scatola nera, che sta in implementation. Quindi generalmente in interface mettiamo le dichiarazioni dei tipi. Ovvero dovessimo, come dire, inserire qui all'interno una procedura, togliamo questi commenti, qui scriveremmo la dichiarazione, in realtà la procedura potremmo metterla anche qui, procedure hello, la chiamo hello begin end, ok, e qui dentro ci scrivo, siamo in un'applicazione Windows, ecco, mettiamo ad esempio che io voglia visualizzare un messaggio. Show message, poi ecco questa, come dire, per fare un esempio, ciao, questo show message ovviamente Delphi non sa, il compilatore non sa qualificarlo, mi dice che è un qualcosa di non conosciuto perché non abbiamo importato la unit che contiene questa funzione. Quindi in questo caso noi stiamo creando una procedura. Quindi una routine di codice che non restituisce alcun valore di ritorno, altrimenti sarebbe una function, ok? Che usa un'altra funzione che noi possiamo utilizzare mettendo qui nella clausola uses il nome della unit, che dovrebbe essere questa qui, VCL Dialogs. Questa è una unit che non fa parte del nostro progetto, ma fa parte dell'ecosistema di Delphi e è una unit Pascal perché, come vedete, ha il suo nome, che corrisponde al nome del file, c'è una parte interface, c'è anche qui una parte implementation che vediamo qui, c'è ovviamente tutta una serie di codice che sembra un po' complicato da leggere, ma poi insomma, per chi si abitua in realtà non lo è. Questa è tutta la parte implementativa, la nostra black box, e al di sopra di questa c'è tutto ciò che sta in interface, che è quello che viene esportato all'esterno, tant'è che qui c'è questa show message. Tralasciamo un momento tutte le parole chiave che non conosciamo. Questa procedura show message dichiarata qui in interface vuol dire che all'esterno di questo modulo questa procedura è visibile. E se faccio CTRL SHIFT giù e vado a vedere, trovo l'implementazione, che poi è la chiamata di una versione di questa procedura più estesa, che alla fine arriva. Ok, abbiamo trovato il codice. Se navighiamo all'interno chiamata dopo chiamata, troviamo qui una finestra che viene, diciamo, posizionata e viene mostrata con modale, quindi che non posso andare sotto finché non viene chiusa, e quando viene utilizzata viene anche distrutta. Quindi, cioè, alla fine è codice che potremmo scrivere anche noi, però è già stato scritto e rappresenta una funzionalità già disponibile. Quindi noi importiamo VCL Dialogs perché dentro c'è questa funzione che noi richiamiamo. Questa procedure hello, se vogliamo utilizzarla altrove, ad esempio nel nostro main, togliamo un attimo questo commento così Delphi ci pulisce l'evento che non viene utilizzato, mettiamo un button. Ok. Se voglio chiamare quella funzione facendo doppio clic o clic sul nostro button, quindi quell'hello, dobbiamo scrivere hello, qui possiamo scriverlo con o senza parentesi, quindi se accetta parametri dobbiamo mettere le parentesi, altrimenti nix, fa lo stesso, è facoltativo, possiamo metterlo se vogliamo rendere evidente che questa è la chiamata funzione, però questa funzione non è visibile perché dobbiamo mettere la uses del nostro modulo. Quindi possiamo farlo a mano, oppure se appartiene al nostro progetto, fare un alt F11 oppure file use unit e dirgli utilizza la unit
shape. Quando ne avrete tante qui potete fare ricerche incrementali e trovarla abbastanza velocemente. Siccome la uso nell'implementazione, scelgo la unit, metto in implementation, faccio ok, ma ancora non ne vuole sapere. Perché? Perché pur avendo utilizzato questo modulo, questa uses, questa procedura non è richiamabile in quanto questo modulo la implementa. Importa una funzione, quindi l'implementation definisce questa procedura, ma la procedura non è invocabile all'esterno perché qui in interface non c'è nulla. Quindi se io voglio attaccare questo spinotto, ovvero portare, rendere accessibile questa implementazione, la devo dichiarare anche qui nella sezione interface. E a questo punto questa procedura sarà visibile anche all'esterno. Non devo copiarla tutta, mi basta metterci la dichiarazione. Queste sono le regole del Pascal tradizionale e quindi non mi ci soffermo tanto, ma quello che sto facendo vedere è che noi stiamo ragionando in termini di programmazione procedurale, ovvero noi stiamo creando delle unit, dei moduli che hanno queste parti pubbliche e private, potremmo dire, anzi private e pubbliche, dove stiamo mettendo procedure. Ecco, questo punto qui risolve, come dire, la mancanza. Se ci faccio control click sopra, vado qui, quindi vedete che comunque il giro è completato, mi ha tolto anche l'errore. Se faccio run, mi compila velocemente l'applicazione, trovo il pulsante, se clicco, ciao, e quindi il giro è concluso. Questa è la classica programmazione procedurale, è senz'altro la più semplice, è senz'altro la più veloce anche da un punto di vista di utilizzo della memoria, eccetera, però è una modalità che comunque ha il fiato corto, soprattutto quando parliamo di sistemi abbastanza complessi. Dovessi ad esempio fare shape demo, gestire delle forme geometriche, calcolare delle aree di rettangoli, cosa dovrei fare? Dovrei mettere qui in questa unit shape, che poi forse potevo chiamare shapes, tante procedure che magari creano delle strutture che mi rappresentano un rettangolo, un triangolo, magari mi danno dei puntatori. A un record con questi dati che passo delle procedure e funzioni che fanno sopra delle operazioni tipo impostare altezza e larghezza, andare a calcolare delle aree. Però ecco, lo svantaggio qual è? Che a queste procedure e funzioni devo passare delle variabili da altre procedure e funzioni. Quindi è tutto un gran passaggio di parametri o condivisione di variabili a cui fondamentalmente tutte queste procedure hanno accesso. Cioè, se a un certo punto io devo definire lo stato di un'applicazione, potrò farlo che sia globale in un certo senso, potrò farlo mettendo delle variabili o qui var rettangolo 1, rettangolo 2 e quindi definire delle variabili stringhe intere, magari sono delle dimensioni, magari sono altezza del rettangolo 1 e altezza larghezza del rettangolo 1 e poi oppure creare un array, ma dovrei lavorare con delle strutture che sono condiviso e delle procedure che ci agiscono sopra. Ecco, questo è il tipico modo procedurale di sviluppare. Quindi io ragiono un po' come ragiona un computer, ovvero ho delle operazioni, le metto in una routine. Perché? Perché in questo modo mi consente di raggrupparle sotto un nome come questo è lo. E chiamando, usando quel nome, io riesco a eseguire, a mettere in un unico contenitore con un nome tutta una serie di istruzioni che in questo modo sono ripetibili e utilizzabili altrove. Quindi diciamo che è un po' lo sviluppo di una macro, non è molto dissimile da uno script o da qualcosa del genere. Ecco, la programmazione oggetti mi consente di ragionare in termini un po' più strutturati. Ovvero, intanto dare una forma di protezione a questi dati, perché se io qui ho una serie di procedure, change with, che devono lavorare su dati, magari passati come parametro, queste procedure chiaramente vedono tutte le variabili che sono definite in locale qui e sono visibili in tutta la unit. Oppure nella sezione interface io addirittura a queste variabili riesco ad accedere RW1 anche da altri moduli. Quindi fondamentalmente io ho delle procedure che lavorano su dati che sono invariabili a cui qualunque procedura può accedere
Il problema fondamentalmente qual è? Che se qui mi trovo un dato che non è corretto, non so chi l'ha impostato, quando, come, perché, come ci possa essere finito. Una delle prime idee che sono un caposaldo della programmazione oggetti è raggruppare dati e operazioni che ci lavorano sopra. Quindi, invece che utilizzare delle variabili così, come dire, a spasso, sparse, queste variabili mettere in un contenitore che oltre a questi due dati contiene anche le procedure che ci lavorano sopra. Ma lo step logico successivo non è vedere le operazioni come una sequenza di, appunto, di istruzioni, ma vederli come una sequenza di attori, potremmo dire, che lavorano in combinazione assieme. O un attore, diciamo, ne racchiude un altro al proprio interno e lo estende e ne cambia il comportamento, per strutturare il mio software mediamente complesso in un modo che è più manutenibile. Per esemplificare, dovessi scrivere un software in maniera procedurale di un impianto hi-fi, cosa farei? Farei delle funzioni tipo apri CD, chiudi CD, play CD, play traccia con numero della traccia, CD cambia disco se c'è un multidisco, eccetera, eccetera. Quindi fondamentalmente quello che sto facendo è creare tante procedure, ognuna delle quali fa una funzione. Ecco, la programmazione oggetti mi dice, vediamolo in maniera un po' diversa. Immaginiamo invece l'impianto, chiaramente avrò accendi, spegni i fai, accendi, spegni la radio, il tuner, l'amplificatore, il vinile, il giradischi, cioè ho tante funzioni che mi rappresentano le operazioni che posso fare sull'intero sull'impianto hi-fi, e magari ho una struttura che può essere un record o una struct, quindi non ho magari delle variabili distinte, ma ho un tipo record che contiene tutte queste informazioni. Ma ragionare oggetti invece può voler dire, ok, isoliamo ognuna di queste parti. Ad esempio il lettore CD come se fosse un attore, quindi noi dovremmo trovare il modo di modellare un tipo, una struttura che rappresenti ciò che qualifica lo stato di un lettore CD, acceso o spento, se sono in riproduzione, se sono fermo, e le operazioni che posso farci sopra, cioè ad esempio inserire un disco, togliere un disco, avviare la riproduzione, cambiare traccia, andare avanti. Andare alla traccia precedente, riavvolgere veloci in avanti, in indietro, non riavvolgere perché il disco non si riavvolge, non è un nastro, però ecco qualcosa di questo tipo. E quindi, anche perché ragionare in termini procedurali è facile quando le cose sono semplici, ma magari ho fatto tutta una serie di procedure e la mia struttura che contiene i dati del mio lettore CD, e a un certo punto dico, ok, ma facciamo che nel mio impianto non ne ho uno, ma ne ho installati due, è un impianto modulare. L'impianto, come dire, lo supporta, mi consente di aggiungere un altro perché l'amplificatore ha degli attacchi per cui io ne ho due, magari con alimentazione separata e ne ho due. A quel punto avrò, magari li metto uguali perché stanno bene in coordinato, ma siccome io voglio cambiare dall'uno all'altro senza estrarre o rimettere un disco, ne installo due. Ecco che la mia struttura da record dovrà contenere, invece che variabili, dovrò passare un array, l'array lo dovrò ridimensionare. Dovrò avere delle procedure che ragionano in tutti altri termini. Non sarebbe invece più semplice dire, ok, ma definiamo una struttura che contiene, come dicevo prima, lo stato che definisce il comportamento di un ipotetico lettore CD, e quando ne ho bisogno di uno ne creo uno, quando ne ho bisogno di n ne creo n. Le cose ovviamente espresse in questi termini sono molto più, come dire, molto più flessibili, quindi se avessi la possibilità di definire qualcosa di questo tipo, e poi siccome voi non potete, mentre un lettore CD in riproduzione, mettere, come dire, la mano dentro e maneggiare il disco, ma quando il disco è interno, il vostro lettore CD è una scatola chiusa e tutto quello che voi potete farlo solo agendo sui pulsanti. Ma ad esempio non riuscite a riavvolgere un lettore CD prima di aver dato play, così come non riuscite a stopparlo quando è già stoppato o a mandarlo in riproduzione quando già sta riproducendo, anche se schiacciate il tasto. Se schiacciate il tasto, lui vi ignora. Quindi l'uso della programmazione oggetti ci dà il concetto di classe, che è una struttura utile per modellare qualcosa di questo tipo, ovvero definire il comportamento
di un attore che fa parte del nostro sistema. Quindi invece che avere procedure e funzioni a spasso, noi abbiamo il nostro CD template, il nostro CD tipico. Non è un CD che possiamo manipolare, ma è una struttura che ci definisce come è fatto il nostro lettore CD. E all'interno ci sono i dati che ne definiscono lo stato, se è acceso, spento, se è in riproduzione, e le operazioni da fare. Accenditi, spegniti, avvia la riproduzione, stoppa, avanza, torna indietro, eccetera. E nel momento in cui abbiamo bisogno di un altro lettore CD, ne creiamo un altro e via discorrendo, esattamente come abbiamo fatto con le nostre form e come a breve faremo con le nostre shape. Ad esempio, quindi lasciamo un attimo da parte questa unit che usiamo per fare un po' di esperimenti. Io chiudo tutto. Andiamo a creare una unit che chiameremo unit core shape. Facciamo shapes rectangle. A parte che mi piacerebbe cambiare nome al progetto, chiamiamolo Euclide. Euclide Shapes Rectangle, ok. Cambiamo di nome così è più bellino, dai. Andiamo così non ripetiamo shape inutilmente, non andiamo a fare. Allora, save project as, lo chiamo Euclide. Dai, più bello, più bello. È più bello così, così vi faccio vedere che salvando, risalvando anche i file con un nome diverso, ovviamente Delphi va a riaggiornare i file, le unit in automatico. Non facendo refactoring, qui ovviamente dobbiamo intervenire noi perché avrei dovuto in realtà usare il refactoring, questo è vero. A parte che questo non ho cambiato nome, quindi lasciamolo un momento lì. E lasciamolo un attimo così, poi lo andremo a sistemare poi. Ok, quindi dicevo, ho rinominato un po', l'ho chiamato Euclide perché così non scrivo shape demo, shapes, non scrivo sempre la stessa cosa mille volte. Andiamo a modellare il nostro rettangolo. Quindi come funziona? Come possiamo creare la classe che definisce un rettangolo? Ricordo sempre che noi qui non andiamo a definire procedure che gestiscono n rettangoli astrattamente, che sono invariabili. Noi andiamo a definire intanto un tipo, quindi scriviamo type, e il nostro rettangolo, ci metto questo prefisso perché abbiamo già delle cose che si chiamano rectangle, oppure lo chiamo così, guarda, rectangle shape. Questo non dovrebbe esserci in Delphi perché T-Rectangle c'è già, c'è un T-Rect, ma non vorrei creare dei nomi ambigui. Ok, questa è la dichiarazione di una classe a tutti gli effetti. Perfetto. Quindi rappresenterà le caratteristiche e le cose che un rettangolo può fare. Ad esempio, immaginando di ricavarlo nello spazio, o di doverlo andare a rappresentare, qui dovremo mettere quantomeno due informazioni. Una è ad esempio una x, ok, poi andremo a mettere una y, ok, poi andremo a mettere una h e una v. In realtà spesso siamo più espliciti magari e scriviamole per intero, così siamo, come dire, un po' più formali. Ecco, le cose che io ho definito sono dei cosiddetti campi. I campi cosa sono in una classe? Sono i contenitori che definiscono ciò che rappresenta lo stato di un oggetto generico di quella classe. Ovvero, detta spiegata peggio, vuol dire qui sto definendo il modello. Immaginate il modello di un'auto. È un'auto che guidate, quindi il modello di un'auto può essere questo. L'oggetto dell'auto è l'auto a tutti gli effetti pratica che voi andrete a guidare, ma che avrà come dire uno stato che viene espresso da campi che ne contengono le informazioni e delle procedure che ne alterano i valori. Nel momento in cui non abbiamo definito ancora procedure, che poi si chiamano metodi, abbiamo definito solo x e y, altezza e larghezza.
Quindi quello che abbiamo creato non è un rettangolo, ma quello che abbiamo creato è la definizione del rettangolo, ovvero abbiamo detto che nel nostro sistema, che si chiama Euclide, abbiamo delle forme e abbiamo una unit rettangolo che definisce che un rettangolo generico, qualsiasi, avrà una x, una y, un'altezza e una larghezza. Non abbiamo ancora il rettangolo. Prima di poter lavorare con un rettangolo, lo dovremo andare a creare. Come lo creiamo? Banalmente, prendiamo il nostro button, ok. Togliamo questo hello che non serve a nessuno, togliamo questo shape, gli facciamo usare la nostra shape rectangle nell'implementazione, così abbiamo accesso, ops, scusate, ma tolto l'evento, giustamente, abbiamo accesso agli elementi che sono qui dentro, che sono nella sezione interface, ovvero il nostro tipo. Questo possiamo metterlo anche qui sotto. Se lo mettiamo qui sotto, il nostro tipo non sarà visibile all'esterno. Se lo mettiamo in interface, sarà visibile sia nella unit corrente ma anche all'esterno. Qui come potremmo fare? Come possiamo fare per lavorare con un rettangolo? Potremmo fare una cosa di questo tipo. Creare una variabile, ok, mettiamola nella maniera classica qui nella sua intestazione, creiamo una variabile rettangle di tipo di rectangle shape, cioè io ho definito una variabile il cui tipo appartiene a questo tipo, cioè è una variabile questa che potenzialmente potrà contenere il riferimento a un rettangolo, ovvero io con questo tipo ho definito le caratteristiche e i comportamenti di un generico rettangolo, ma non ho ancora il rettangolo, lo devo andare a creare. Quando lo creerò, andrò a creare una struttura dati il cui riferimento, il cui indirizzo finirà in una variabile che deve essere assegnata a un tipo compatibile. Quindi al momento voglio creare un rettangolo, quando lo creerò dovrò mettere una variabile di tipo rectangle shape, che è il tipo a cui appartiene il rettangolo. Come la creo? In realtà l'abbiamo già fatto con le form. Scrivo variabile, due punti uguali, un'assegnazione, rectangle shape.create. In questo caso ho creato, questo mi sta facendo creare un'istanza del mio rettangolo. Quindi a questo punto ho un rettangolo. Se io scrivo qui, usiamo un nome più corto, così facciamo prima L, oppure chiamiamolo R1, ok. Se io qui creo, metto un'altra variabile, ok, e qui scrivo R2 tipo rectangle shape create, sto creando due rettangoli. Quindi questo definisce il comportamento, le caratteristiche. Il fatto di chiamarla create vuol dire, dato questo modello, dato il progetto su carta, otteniamo l'oggetto che possiamo manipolare. Come possiamo manipolarlo? Se scrivo R1 punto, ecco che le cose che vediamo qui in alto sono, ne vediamo anche altre che sono qui, ma per il momento le ignoriamo, sono x, y, che sono tutti interi, altezza e larghezza. Che cosa sono questi? Sono i campi della nostra classe, esistono in quanto noi abbiamo detto che ogni rettangolo avrà una posizione nello spazio e una dimensione fatta da questi due campi. Quindi nel momento in cui noi creiamo un rettangolo, ok, questa operazione fa sì che in una zona di memoria venga allocata una struttura seguendo le indicazioni che ci sono nella classe. Ovvero viene allocato spazio per x, y, h, ok, e v, con dentro i valori di iniziali default, quindi che poi saranno uguali a 0 e 0, perché Delphi inizializza automaticamente tutti i campi a un valore di default. Gli interi sono 0, i booleani sono false, i float sono a 0, le stringhe sono vuote, se non ricordo male. Poi le andremo a vedere. Quindi questo è il mio rettangolo a tutti gli effetti, però qui viene assegnato R1, vuol dire che all'interno di questa procedura, nel cosiddetto stack, quindi una pila che è inizialmente vuota, viene creato un tassellino, ok, che si chiama R1, che è questa variabile,
Quindi questa create mi alloca il mio rettangolo qui e in R1 ci finisce un valore che è un numeraccio, ok? Non ci finiscono questi dati, ci finisce un numeraccio che mi consente di arrivare qui. Non a X ma a tutta questa struttura, intendiamoci. È un po' il concetto di puntatore o di riferimento, di reference, quindi è tutto. Perché è importante questa cosa? Quando scrivo R1.w 2 punti uguale 2 vuol dire vado in R1, leggo questo valore, vado a vedere la struttura a cui punta, cioè quella a cui fa riferimento, ho scritto punto w uguale 2, vado a mettere un 2 qui dentro. Quando scrivo R2 rectangle shape create vuol dire che creo un'altra struttura ancora con di nuovo x, y, h e v con dentro di nuovo tutti i zeri e ho fatto un altro rettangolo. Quindi ogni create crea di fatto un rettangolo con quei campi, quindi sono variabili che però non sono globali, appartengono all'oggetto, quindi in questo caso sono l'unico modo che ho per riferirmi a queste variabili, ok? E avere un riferimento dentro una variabile che mi consente di arrivare a questa struttura dove ci sono i valori e ogni oggetto che creo ha le stesse proprietà perché sono definite dalla classe. Quindi la classe Rectangle Shape dice che ogni rettangolo ha x, y, h, v. Quindi ogni oggetto che creo avrà queste proprietà, ma ognuno avrà le sue, cioè la h di R2 che è questo. Quindi qui viene aggiunto di nuovo un altro tassellino, che è poi questa riga qui, che si chiama R2, con un valore che non è 00 ma sarà 941, un valore che per noi non è significativo, sarà un valore che ci consente di arrivare qui. Quindi quando scrivo R1.W uguale 2 vuol dire che da R1 arrivo a questa struttura e metto un 2 qui dentro. Quindi qui coloro e andrò a scriverci un 2. Se scrivo R2.h uguale 3 vuol dire che vado qui e metto un 3 su questo rettangolo. Quindi questo è un po' il concetto. Quando esco da questa procedura, che succede? Queste che sono R1 e R2 sono variabili locali, vuol dire che io perdo queste variabili e i valori contenuti. Questi oggetti che fine fanno? Ho un memory leak, cioè non li ho distrutti, perdo i riferimenti, non ho più nulla per poterci arrivare. Rimangono in memoria. Nel momento in cui io chiudo l'applicazione, se ho attivo il report del Memory Manager, mi dirà: guarda che hai rettangoli per due attivi, perché non li ho memorizzati altrove, i riferimenti li perdo, non ho fatto la free, cioè non, la free va a chiamare quel metodo destroy che cosa fa? Recupera la memoria allocata e a quel punto se utilizzo una variabile per fare la free di questo oggetto, la variabile continuerà a contenere questo numeraccio, ma questo, se provo ad accedere alle proprietà dell'oggetto, mi dirà access violation, una violazione d'accesso perché ho un riferimento che punta a una struttura che io ho deallocato e eliminato. Quindi è importante la variabile, se continua ad esistere, metterla a nil in questo caso, prima di riutilizzarla. Se è una variabile locale, ovviamente qui non mi interessa perché quando esco, se queste due variabili le ho usate per contenere un riferimento a due oggetti che vado anche a distruggere, se nel momento in cui esco queste due le perdo e gli oggetti sono stati anche loro eliminati, ci faccio una bella croce sopra così non ci si capisce più nulla, ho recuperato la memoria, ho perso i riferimenti, sono alla situazione in cui mi trovavo prima di entrare nella procedura. Proviamo a scrivere un po' di codice. With uguale 100, R1.8 uguale 2 punti uguale 200, R1.x 2 punti uguale 10, R1.y 2 punti uguale 20. Questi li metto qui sopra. R2 non lo tocco, lo creo soltanto. Come possiamo vedere se questi valori sono stati effettivamente memorizzati? Beh, possiamo provare a fare uno show message, chiamare la funzione format, che è una funzione che prende una stringa con dei segni a posto. Ad esempio, R1, posso scrivere R1 uguale,
anzi facciamo due punti, x uguale valore, y uguale altro valore, facciamo v uguale altro valore intero, quel percentuale sta a indicare un segno apposto, quel d sta a indicare che è un valore intero che verrà messo esattamente in quel punto. Quindi io faccio una, è una stringa di formato che dice stamperò questa stringa, questi percentuali d sostituiscono dei punti in cui io andrò a sostituire dei valori e come glieli indico mettendo dopo un array con i valori. Ad esempio lui vuole x, y, v e h e quindi io scriverò, vado a capo così ci sto un po' meglio, r1, scrivilo dentro, grazie, r1.x, r1.y, sto usando valori diciamo dei riferimenti posizionali e quindi li metto nell'ordine in cui compaiono nella stringa. Quindi lui prenderà questo e lo metterà qui, prenderà questo e lo metterà qui. È una, un modo più, come dire, veloce per scrivere, per stampare questa informazione senza dover fare x uguale chiuso gli apici più da intera stringa di r1.x chiuso più di nuovo riaprire e diventa praticamente illeggibile. Quindi in questo caso la stringa è quello che voglio esattamente vedere, sotto abbiamo i valori da sostituire. Mi aspetto di vedere questi valori, quindi come possiamo vedere i valori li posso scrivere e li posso anche successivamente andare a leggere. Facciamo anche un'altra cosa che abbiamo fatto sempre fino a questo momento per vedere anche questo, report memory leaks on shutdown, gli diciamo di farci vedere la memoria che non viene deallocata. Qui creiamo due rettangoli, quindi mi aspetto che uscendo di qui, anzi tutte le volte che clicchiamo, quindi se io clicco su questo pulsante due volte ne creeremo 4, 6, quindi ogni volta li creiamo, li manipoliamo ma non andiamo a distruggere questi oggetti, quindi non andiamo a deallocare la struttura dati che viene istanziata con questa create, che ha l'obiettivo, questa create, di preparare la memoria per questi campi, ovvero per una copia di questi campi e inizializzare il valore che sta all'interno. Se faccio una run in debug, così vediamo, siamo sicuri, se chiudo immediatamente non ho dei grossi problemi. Se vado a cliccare, ok, qui mi fa vedere i nostri valori del rettangolo, quindi questi sono i valori che ho impostato e che vado a rileggere dopo averli impostati con quella stringa di formato, e nel momento in cui chiudo, eccoci qua, memory leak è socchiuso, lui si è accorto, mi dice ok, io, cioè il programma viene terminato, quindi la memoria viene recuperata, ma nel chiudermi tengo traccia di quello che tu vai ad allocare e ti posso dire che hai 21-28 byte da 21-28 byte occupati che non hai rilasciato per T-Rectangle Shape per 2, quindi mi dice sia il tipo, mi dice che sono due shape rettangoli, sono, che sono due. E dico ok, tanto poi l'applicazione viene terminata, però so che da qualche parte mi sono dimenticato qualcosa. In questo caso mi sono dimenticato di allocare il buon il buon rettangolo. Poi qui facciamo la prova del 9, mettiamo qui ci mettiamo, adesso uso il sync edit. Sapete che se selezionate un pezzo di codice vi compare questo pulsantino qui da un lato che è l'editing sincronizzato, è molto comodo, piccolino, non si vede, ma io sono abituato allo shortcut, vi compare quando lui rileva identificatori uguali nel pezzo di codice selezionato. Se lo cliccate o premete Ctrl Shift J, lui vi fa tabbare, potete fare tab, in questo caso non posso fare tab perché ne ho uno solo, altrimenti ve li fa scegliere, vi evidenzia la prima occorrenza di tutti quegli elementi che hanno, che sono ripetuti. In questo caso mi evidenzia il primo R2 perché ci sono tanti R2 in questo pezzo di codice. E se voi iniziate a scrivere R1, R2, R bla 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 bla,
lui vi sincronizza l'editing, ovvero vi modifica tutti quegli elementi nello stesso punto. Se prendiamo un pezzo di codice più ampio e lo faccio qui, vedete che mi trovo R1, mi trovo T-Rectangle Shape, quindi se qui scrivo e cambio, sto cambiando tutte e due le occorrenze. Se faccio Tab, mi sposta sulla Create perché ce ne sono due, 8 perché ce ne sono due, quindi se qui devo scrivere H, me li cambia tutte e due. Cioè, ovviamente la proprietà non è questa, però molto comodo per fare degli editing veloci con un minimo di intelligenza di refactoring. Qui ci scrivo R2 per far vedere che comunque R2 che viene appena creato non viene modificato. Se ci clicco qui mi fa vedere i dati di R1, se clicco R2 parte tutto da zero. Normalmente le variabili non vengono inizializzate, ma i campi degli oggetti sì, la memoria viene resettata in modo da avere un default. Se chiudo mi dice di nuovo che ho due shape. Ovviamente se lancio l'applicazione, clicco una volta, clicco un'altra volta e chiudo, ne avrò 4, perché ovviamente la procedura è un memory leak di due rectangle shape che non vengono distrutti. Più ci clicco e più io sto allocando memoria, e a un certo punto ovviamente andrò a esaurirla, quindi non è una bella cosa. Come faccio a risolvere questo problema? Prima di uscire e di perdere i riferimenti che ho nelle mie variabili, devo chiamare. Questo non è proprio il modo correttissimo di richiamarli, forse l'avevamo visto l'altra volta già in una precedente, perché se qui da qualche parte si verifica un errore, lui esce di qui e non mi va a chiamare la free, e quindi avremo il memory leak. Per il momento accontentiamoci di questo, per vedere che io comunque utilizzo i due rettangoli. Quando faccio free R1 R2, io vado a eliminare quelle strutture dati che ho inizializzato con la create. Quindi lancio, ok, clicco una volta, mi fa vedere le due cose, clicco un'altra volta, mi fa vedere questo, se chiudo nessun warning, perché tutta la memoria che ho allocato è stata anche deallocata, quindi viene tracciata e l'oggettino che mi fa, diciamo, il report di queste informazioni non mi dice nulla. Che fare di più? Ecco, qui iniziamo a vedere, ok, fin qui diciamo che il concetto è abbastanza chiaro, vero? Abbiamo detto che ogni rettangolo ha queste caratteristiche, non possiamo lavorare con questa struttura dati, non possiamo scrivere al momento qualcosa del tipo rectangle shape punto. In realtà se facciamo questo e vediamo delle cose, come però vediamo anche il create, perché tramite la classe possiamo accedere ad alcune cose, però non vediamo ad esempio x, non vediamo y, perché questa è la classe, è il modello, è il nostro progetto su carta del rettangolo. La x, la y, l'altezza e la larghezza le potrò definire quando avrò un rettangolo concreto, quindi prima devo creare il rettangolo concreto, e quando ho un rettangolo concreto, a questo punto è come guidare una macchina sulla carta. Cioè, se voglio accelerare, frenare, prima devo passare dalla carta all'oggetto fisico effettivo. Quante ne avrò? Ne potrò creare una, 10, 100 milioni, e quando ce l'ho potrò variarne lo stato. Tutte queste macchine saranno uguali in serie, con le stesse caratteristiche, ovvero quelle che io metto qui, e tutte però avranno la loro copia. Quindi se io do gas sulla mia macchina, non accelero ovviamente la macchina di un altro, sarebbe bello, questo sarebbe abbastanza divertente e anche un po' tragico, però. Quindi ognuno ha queste caratteristiche, ma ognuno ha una copia delle proprie. Per il momento ho messo solo dati, non ho messo azioni. Però a chi mi serve avere delle azioni in questa classe, cioè definire qui dentro delle cose che agiscono su questi campi? Intanto, che cosa sono le operazioni che io potrei definire? Beh, ad esempio potrei dirgli: calcolami l'area. Come calcolo l'area di un rettangolo? Beh, se io ragionassi in modo procedurale, potrei dire: fammi un... potrei dire, mi crea una funzione, function getArea, che mi dà un'area, facciamo, intera. È un rettangolo, quindi base per altezza. Come fa a calcolare l'area? Accetta qui un rettangolo, mi faccio passare un rettangolo, quindi uso quel tipo sopra classe,
come tipo del mio parametro, che vuol dire che quello che chiedo in input è un rettangolo che sia stato potenzialmente già creato, o meglio, il valore che viene passato può essere, come questo parametro, può essere nil, che vuol dire è un rettangolo, ma al momento non punta a nessun rettangolo, quindi ti sto passando qualcosa che è un riferimento a un rettangolo che non è inizializzato, cioè non è un riferimento a un rettangolo, ma un riferimento nullo, non punta a nessun rettangolo, quindi una variabile che potenzialmente potremmo inizializzare affinché si riferisca a un rettangolo che abbiamo creato, ma al momento questo vuol dire non è impostato. Oppure sarà un rettangolo vero e proprio. E io potrò andare a leggere, ad esempio, la x e y non mi interessa, ma potrei leggere altezza, ok, moltiplicate per, prendendo sempre questo rettangolo, la larghezza, potrei trasformare questo nel valore di ritorno della funzione e ho fatto la funzione che calcola l'area. Prendo questa funzione, la metto anche in interface, altrimenti nessuno può utilizzarla, e qui nel mio pulsante, prima di distruggere tutto, potrei dire... okay, aggiungiamo qui anche l'area, quindi area uguale altro valore, e qui ci vado a mettere un get area passandogli R1. Quindi il mio rettangolo lo passo come parametro a getAre che si aspetta un rettangolo. Quindi aspettandosi un rettangolo non gli posso ad esempio passare button 1 perché lui mi dice. Non so se si legge, guarda che non si legge perché c'è il mio testone davanti, però lui mi dice, sto sbagliando a mettere la, voglio metterlo qui sopra ma non ce la fa, lo faccio vedere da qui, tipi incompatibili, T-Rectangle Shape e T-Button. Quindi tra queste strutture dati c'è una sorta di familiarità tra di loro, cioè lui mi dice guarda che dove è atteso un rettangolo tu non mi puoi passare un pulsante, ed è un po' giusto, è come dire che ne so, adesso mi verrà un esempio adatto. Però, come dire, non sono, se andiamo al ristorante non sono messicani, quindi T-Dog, il tipo T-Dog, perché non è che mi interessi quel cane specifico, sto indicando tutti i cani, quindi userò T-Dog, userò il tipo, quindi il capostipite, il template da cui tutti i cani fondamentalmente derivano, è incompatibile con la procedura entra nel ristorante, quindi... Se passo un T-person, allora va bene. Se passo un T, chiedo un T, passo un T-dog, non va bene, perché questi due elementi saranno di due gerarchie separate, ovvero il mio cagnolino sarà una famiglia e la persona, person, ok, sarà di un'altra famiglia. Magari questi hanno anche degli antenati in comune perché sono entrambi esseri viventi, sono entrambi mammiferi, eccetera. Però a un certo punto se io chiedo questo, non potrò passare questo. Se chiedo esseri viventi o mammiferi, qualcosa che sta sopra, essendo che tutte e due lo sono, allora a quel punto in quel parametro o quella variabile potrò assegnare un oggetto, perché alla fine è sempre un oggetto che viene... Non è il tipo, ma sarà un'istanza effettivamente di un cagnolino o di una persona. A quel punto il passaggio potrà essere fatto. Quindi qui ovviamente questa è la virtù di un linguaggio tipizzato, ovvero ti chiedo un tipo, me ne passi un altro, io non ti lascio compilare il tuo progetto. Perché? Perché all'interno noi nella nostra getAre accediamo a x, y e itwid. Il pulsante incidentalmente itwid ce li ha, ma xy non ce li ha perché si chiamano left e top e non è un rettangolo, ma è tutta un'altra cosa. Quindi qui lui ci chiede e rectangle di tipo rectangle shape, noi dobbiamo passare qualcosa che sia quello. Quindi o R1 o R2 in questo caso. Facciamo la prova anche qui sotto, ma no, il secondo lo lasciamo senza aria al momento. Ecco, questo è un approccio del tutto procedurale, l'area 100x220.000 è corretta, quindi ci ha dato il responso corretto quantomeno.
Però ecco, questo è il modo procedurale di vedere le cose, ovvero devo calcolare un'area, ho la struttura che contiene i dati di un rettangolo, prendo la funzione, gli passo il rettangolo, quella mi dà il calcolo, però di nuovo sempre dati e codice che sono separati, oltre al fatto che questa di area potrei dover avere quella del cerchio, quella del triangolo, quindi o cambierò nome a questa funzione o magari la chiamo uguale ma cambio. Magari questa starà in un'altra unit dedicata al triangolo e cercherà l'area del triangolo. Però ecco che a questo punto, se io ho una unit dove importo questa rettangolo e triangolo, ho due funzioni con lo stesso nome che dovrò disambiguare, non so come usare un termine migliore, cioè dovrò mettergli davanti parte o tutto il nome della unit per dire qual è la funzione getArea a cui mi faccio riferimento. In questo caso, se agisco qui e la rinomino da qui, potrei scrivere get rectangle area. Potrei fare anche diverse overload, cioè diverse versioni di questa funzione che accettano qui un parametro, un tipo di dato diverso. Ma comunque sto sempre ragionando procedurale, ovvero per non ripetere queste istruzioni che potrebbero essere anche più complesse, le metto dentro una funzione che, prendendo il tipo di dato, ecco, volendo potrei anche renderla ancora più generica, ok, facendomi passare, ad esempio, fare una versione, un'altra versione dove mi passo, faccio passare altezza e larghezza di tipo intero e qui dentro la rivedo in questo modo. Ecco, già potrebbe essere un pochino più intelligente fatta così, perché non chiedo di passare tutto l'oggetto per accedere a due suoi valori, ma spot pubblicitario lunghissimo, che ci posso fare? Ne approfitto allora per bere, tiè. Mi spiace per gli spottoni, però, come dire, tra l'altro lo vedo e mi compare nella chat, solo che io ho un pulsantino dove lo posso spegnere, quindi per 3 volte quando lo vedo lo spengo, l'ultima volta mi dice è partito, basta, non è come la sveglia, dopo un po' ti devi alzare, l'ho spenta 3 volte, quindi dicevo, magari è più intelligente fare una versione di questo metodo che non prenda un rettangolo ma prenda... Calcola l'area, ma si fa dare esattamente questi tipi. Però, come dire, è già meno sicura perché io qui chi me lo dice che passo i tipi corretti? Qui passo un rettangolo, quindi qui è già tipizzato, sono io che mi vado a prendere le informazioni, però ecco, passo magari a volte più di quello che serve, e comunque questa funzione non potrebbe essere utilizzata con qualcosa di diverso da cui io estraggo questi elementi che non siano necessariamente nel rettangolo. Insomma, ci sono tutta una serie di considerazioni che potrei fare, però ecco, questo è un po' il punto di vista. E questo diciamo che è un po' un anti-pattern. Gli anti-pattern sono quei pattern di fatto che però non andrebbero utilizzati. Questo è un po' l'entourage, cioè io devo utilizzare due dati che stanno in una struttura, gli passo tutta la struttura e la mia funzione si estrae quello che gli serve, piuttosto che passargli, come in questo caso, quello che gli serve. Ecco, qui è come se voi andaste a fare la spesa, la cassiera vi dice sono 120 euro e voi gli date il portafoglio e dice prenditi i soldi. No, generalmente quello che fate è tirare fuori i soldi, dagli voi quello che spetta, non gli date di più di quello che serve come oggetto in modo che si arrangi, ma siete voi che fornite. E di solito è una cosa che va evitata perché rende più complesso poi mantenere il software. Però è sempre un approccio procedurale. Io ho questa logica da fare, siccome la devo ripetere, la metto in un contenitore, gli do un nome. Ecco, diverso sarebbe ragionare oggetti, vorrebbe dire che il fatto di calcolare l'area è una funzionalità del rettangolo, ovvero un rettangolo che cos'è? È una struttura che definisce le caratteristiche di un rettangolo e io posso chiedere a quel rettangolo oppure posso comandargli di dirmi qual è la tua area. Quindi questa funzione che io qui ho definito un po' dappertutto, ok, in realtà potrei, vabbè, potevo tenermi un'implementazione,
Ok, vabbè, lasciamola un attimo, ma potrei metterla direttamente qui dentro. Get area integer. Mi sta dando errore perché non è dichiarata, non è implementata. Però ecco, quando in una classe abbiamo uno shortcut che abbiamo già utilizzato, che è complete class at cursor, completa la classe nel punto del cursore, CTRL SHIFT C, che è molto più comodo una volta che avete imparato. CTRL SHIFT C, bam, mi va a creare, intanto mi mette il commentino che è carino, eccetera, mi va a creare il corpo di questa funzione dove noi restituiamo l'area. Cosa da notare? Questo è senza parametri perché? Perché i dati che noi dobbiamo utilizzare per il calcolo sono qui e qui noi fondamentalmente stiamo dicendo che ogni rettangolo sarà in grado di calcolare la propria area, restituendo un valore che è intero, che è l'area corrispondente, prendendo i dati da se stesso. Quindi qui il nostro result sarà altezza per larghezza. Quali saranno, come prendiamo i valori di altezza e di larghezza? Non scriviamo R1, ammetto che qui non ha nessuna valenza in questo contesto, ma non facciamo riferimento a una variabile. Cosa diciamo? Che il valore di ritorno, che è l'area, è me stesso, la mia larghezza per la mia altezza. Cioè ogni oggetto, questo è come se fosse un parametro nascosto che noi passiamo qui, dove noi gli passiamo il rettangolo su cui deve agire. Questo parametro nascosto è come se si chiamasse self ed è di tipo rectangle shape. Quindi la funzione associata ogni rettangolo è come se ricevesse un parametro nascosto che è dello stesso tipo della classe, che fondamentalmente è l'oggetto su cui noi stiamo andando a chiamare questo getArea. Sì, perché questo getArea come lo richiamiamo? Allora, qui la funzione la chiamiamo usando in questo caso riferimento al rettangolo. Scriviamo R1 punto, se vedete qui, oltre a x e y gate width, abbiamo anche getArea. Cioè nell'oggetto noi abbiamo elementi che sono contenitori di valori e un identificatore che corrisponde a una funzione. In questo caso il codice è completo perché? Perché quando noi scriveremo r1.getare, lui andrà a chiamare questo codice e questo self, in questo caso, sarà il nostro r1. Quindi questo metodo legge self, legge la larghezza e l'altezza di r1 e ti fa il calcolo. Quando sotto, andando a estendere l'esempio anche per R2, qui andremo a scrivere R2 getArea, quello che andremo a calcolare sarà ovviamente l'area di R2. Proviamo a lanciare sta roba senza debug, così facciamo prima. Sì, c'è un errore perché fondamentalmente ho lasciato le funzioni di prima, cioè quando ci sono due funzioni con stesso nome ma input diverso, devo mettere una direttiva che si chiama overload. Overload di un metodo vuol dire sovraccaricarlo, vuol dire che sullo stesso nome vado ad agganciare. Ok, non lo devo mettere qui, scusate, ma lo devo mettere qui. Vado ad agganciare più versioni dello stesso metodo con parametri diversi. E nel momento in cui io lo vado a richiamare, getRettangleArea, ed è che mi dà tutte le versioni, mi dà quella che accetta il rettangolo e quella che accetta i valori. A seconda di quello che passo qui dentro, sceglierà la versione più appropriata. Ma noi in realtà di queste non ne abbiamo bisogno, perché noi non ragioniamo in termini procedurali, ma in termini di programmazione oggetti. Quindi il fatto di calcolare e restituire l'area è una funzione del rettangolo. Se lanciamo l'applicazione, adesso riesce a compilare, e clicchiamo, vediamo. Ok, le caratteristiche di prima, l'altezza e larghezza che abbiamo messo, area 20.000. Se diamo un ok, vediamo l'area 0 perché questo l'abbiamo lasciata a 0. Quindi in realtà qui potremmo semplificare perché quando noi scriviamo un identificatore come with 8, se davanti non c'è nulla, non c'è neanche questo self, implicitamente si intende che noi parliamo di with 8 dell'oggetto sul quale viene invocata questa funzione, che a questo punto diventa un'azione, diventa una richiesta, diventa un messaggio,
che noi mandiamo al nostro rettangolo per dirgli: ehi, qual è la tua area? E lui dice: prendo la mia larghezza, la mia altezza, te ne moltiplico e questa è la mia area. Fine. Quindi è diventata una funzione del rettangolo, vuol dire che ogni rettangolo che noi andremo a creare avrà una copia dei propri x, y, altezza e larghezza, e tutti ce l'avranno. Quindi perché questa funzione la possiamo invocare su ogni rettangolo? Perché ogni rettangolo avrà accesso alla propria altezza e larghezza, che vengono create in funzione del fatto che noi qui abbiamo detto che in ogni rettangolo ci sono queste caratteristiche, ma ognuno avrà le sue. In questo caso la funzione ha un indirizzo statico, viene scritto una volta sola, ma questi vengono, ne viene creata una copia per ogni rettangolo che creiamo. È il motivo per cui quando chiamiamo getAre su R1 e R2 leggiamo i valori specifici di questi due e non leggiamo lo stesso valore, perché ognuno utilizza la propria altezza e larghezza. Questo è un esempio di metodo. Queste funzioni o procedure, se non danno valore, ad esempio noi potremmo dire fare una procedura, quindi una routine che non restituisce un valore, e dirgli move left, cioè spostati, anzi facciamo move down, ok, spostati verso il basso. Che cosa va a fare? Va a spostare la mia figura di magari un pixel in basso, un pixel a destra, cioè magari sta sullo schermo. Mettiamo che queste siano coordinate schermo, la x e la y sapete che sono in alto a sinistra. Quindi scriviamo la dichiarazione, Ctrl-Shift-C, ci facciamo completare da Delphi la sintassi e qui gli diciamo, ad esempio, fammi un incremento di x di quanto, questo parametro ci chiede anche di quanto n, se non lo mettiamo ovviamente incrementa di 1. Incrementa x e incrementa y, quindi praticamente il nostro rettangolo, se questo è lo schermo, queste sono le x e queste sono le y, se qui c'è 0, 0, ok, 0, 0, e qui c'è il nostro rettangolo, noi lo spostiamo più giù alle coordinate 1 e 1. In effetti move down dovrebbe solo spostarlo verso il basso, quindi facciamo solo questo e potremmo metterci procedure move right, ad esempio, che è implementato incrementa la x. Se vogliamo spostarci un po' a destra e un po' giù, chiameremo più volte questa, chiameremo più volte quella. Stiamo aggiungendo funzionalità al nostro rettangolo. Potremmo, quindi, come utilizziamo queste procedure? Abbiamo creato il rettangolo, gli abbiamo dato le sue caratteristiche, 10 e 20. Potremmo dirgli r1.movedown, r1.moveright. Le richiamiamo e queste procedure vanno ad alterare quelli che sono i campi che rappresentano lo stato, in questo caso la posizione del rettangolo. Proviamo a fare una run. Ok, se vado a cliccare il button vedrò che la x non è più 10 e 20 ma è diventato 11 e 21. Allo stesso modo questo è sempre 0, 0, ecco, ma anche questo poi chiaramente potremmo non so, prevedere anche qualcosa con dei parametri tipo enlarge, come potremmo dirlo, width factor, oppure dargli un fattore non so, di factor e poi moltiplicare tutto per quello, non so, uno scale. Adesso qui siamo un po' sull'intero, factor x, factor sulle x, sulle y, oppure un fattore di larghezza, un fattore di altezza, sempre metto gli interi per semplificare. Cioè lo scala cosa fa? Potrebbe fare ad esempio che il mio rettangolo la larghezza diventa larghezza per il fattore, cioè quindi l'aumentiamo, se mettiamo un 2, se chiamiamo questo scale con 2,2 raddoppiamo le dimensioni, se lo rifacciamo le raddoppiamo sempre di più. Quindi adesso sono tutti esempi, in realtà non so se funziona, ma perché il vantaggio di averle codificate qui è che ogni oggetto in questo modo le avrà
noi è come se qui dicessimo, ok, ho il mio concetto di rettangolo, passiamo dal concetto al rettangolo concreto, configuriamolo, spostiamolo, giochiamoci un po', scale 2,2, ok, e in questo modo quando lo andremo a stampare lo vedremo, direi, dovrebbe essere tutto raddoppiato, infatti 100-200 è diventato 200-400 e l'area ovviamente 80.000. Quindi tutte le cose che ci vengono in mente, implementate così, se questa fosse una nostra libreria, da quel momento in poi il nostro rettangolo le può fare. Quindi io il vantaggio qual è? Che non ho da conoscere il nome della procedura perché non mi devo ricordare come si chiama, basta che io scriva R1 punto e le vedo tutte qui. Quindi l'ambiente mi aiuta a riconoscere i campi, mi dà anche tutte le variabili, mi dà un esempio dei parametri che devo passare, mi dà un'indicazione del tipo, mi dà tutta questa serie di cose. Quindi io sto ragionando in termini di come è fatto un rettangolo, cosa lo qualifica, posizione e dimensione e come cambia nel tempo. E in questo modo ci gioco sopra. Andiamo a esaminare uno dei primi principi della programmazione oggetti, che è l'incapsulazione. A cosa serve? Ad esempio facciamo una cosa di questo tipo. Io sono qui, ok, prima di stampare tutto scrivo R1.width 2:= -10. Lancio l'applicazione, l'applicazione non dovrebbe risentirne, funziona, però questa cosa dalle mie parti si direbbe gamma sense. Cioè una larghezza di meno 10, tutto al più può essere 0, mi sta bene, cioè talmente è 0 nel senso che non occupo proprio spazio, ma meno 10 non potrà mai esserlo, tantomeno un'area negativa non potrò mai averla. Qual è il problema che io riscontro qui? È che il problema è che io qui ho una variabile che a questo punto non è più pubblica, ma è contestualizzata col rettangolo, è una caratteristica del rettangolo, però siccome io da fuori gli assegno un valore, ok, questo valore è impostato così, entra dentro e lui lo prende, ma questo valore non è corretto, quindi formalmente io ho creato un rettangolo e a questo punto l'ho rotto, cioè lui rappresenta i dati di un rettangolo con un campo di larghezza che ha un valore che non è valido e che io non sono riuscito in qualche modo a bloccare. Ho la possibilità di bloccarlo, di impedire questo tipo di accesso, sì. Devo iniziare a giocare con le visibilità, ovvero devo dire che tutte queste funzioni sono richiamabili da chiunque, per cui le definirò public. Tutto ciò che è public è possibile invocarlo in questo modo: R1 punto, move down, move right, scale sono public. Questi campi, se non voglio subire quella problematica, li metto in una sezione private. Private cosa vuol dire? Sono privati, ovvero nel mio metodo getArea io altezza e larghezza li vedo perché quei campi sono privati, vuol dire sono un dettaglio implementativo, vuol dire che io ho questa scatola nera dove ho i miei campi x e y, ok, e ho altezza e larghezza come dicevo prima. E ho i metodi getArea, scale, move down e move right, ok? Prima in questa struttura chiunque da fuori entrasse aveva accesso totale a x, y, height, width e alle funzioni. Con questo private vuol dire che io questi campi li ho isolati, li ho messo, mettiamoci il lucchettino, ok, che riguarda tutta questa sezione. Quindi le mie funzioni ancora continuano ad avere visibilità di questi campi, ma qualcuno se da fuori consuma il mio oggetto e prova ad esempio la mia unit main form che sta utilizzando un rettangolo, che ha creato un rettangolo, ha creato R1 e ha creato R2, se scrivo punto io posso accedere a cosa? Solo a queste cose che sono pubbliche. Queste sono lucchettate. Queste invece sono, metto un asterisco, pubblicamente accessibili. Quindi io queste non le vedo più. Qual è il vantaggio? Che per poter impostare il valore di queste variabili devo passare per forza da una procedura. E quindi la procedura può anche controllarmi il valore.
Cioè, già che le ho rese private, se andiamo a vedere qui nel main form, ho una serie di errori perché? Perché qui lui appunto mi sta dicendo, se riesco a farglielo visualizzare, non riesco, can not access private symbol rectangle shape x, cioè gli dice questi li hai messi privati, non puoi più accedere, sono dentro la scatola nera, non sono più accessibili a te. Quello che tu puoi utilizzare sono tutto ciò che non è privato, è pubblico, ovvero le varie funzioni. Quindi sono un po' fregato. Cioè, uno potrebbe dire: ok, quindi se sono pubbliche riesco, se sono private non riesco, ma a me servirebbe qualcosa di intermedio, ovvero poterle accedere per manipolare i valori o per leggerli, però possibilmente farlo in maniera controllata. Beh, io potrei dire: siccome queste funzioni hanno accesso ai metodi. Questi metodi, scusate, hanno accesso a questi valori. Potrei farmi una funzione che dice getX integer e all'interno io prendo il valore di x e lo restituisco. Quindi, dovunque io qui abbia bisogno di visualizzare il valore di x, scriverò getX e lo estraggo, ma ancora non lo posso scrivere. Cioè, quel campo è privato, ho creato una funzione pubblica che consente di leggerlo, a questo punto il valore posso tirarlo fuori, ma essendo privato e non avendo nulla per poterci scrivere, non posso ancora scriverci dentro. Però nulla mi vieta di fare anche un set x, quindi che è una procedure, non ha valore di ritorno, set x, dove io passo il valore che vorrei vedere di là, che cosa ho usato, with. Facciamo l'esempio con with. Function get with, ok, che sarà come quello di prima, poi facciamo procedure set with. Come è fatto questo set with? Prende un valore e lo imposterà come larghezza, quindi come sono implementate queste due funzioni. Ctrl Shift C, result with, restituisce il valore. Questo che lo va a impostare scriverà with punto uguale value. Il problema è che siamo punti a capo, ovvero se qui passiamo meno 10, questo meno 10 finirà nel with. Però io potrei anche dire: aspetta, facciamo che se value è minore di 0, then qui potremmo generare un errore, oppure quantomeno al momento facciamo una exit. Quindi sono stato un po' drastico. Facciamo una cosa, spostiamo in giù tutto tranne with, che rimane privato e quindi quello rimane l'unico a cui al momento non riusciamo ad accedere. Togliamo un attimo la x, prendiamo proprio solo l'esempio della with. Quindi a questo punto mi aspetterò di avere solo un paio di errori, cioè ovvero qui tento di impostare il valore, questo è privato, non lo posso fare. Qui tento di nuovo impostarlo, meno 10 non lo posso fare, qui tento di leggere non lo posso fare, qui ancora tento di leggere non lo posso fare. Quello che devo fare è sostituire qui con get with, che mi dà questi valori, me li legge, e qui non ho l'accesso diretto per i problemi di cui prima, ma posso fare r1.setWith 100, ok. E qui posso fare r1.setWith meno 10. E a questo punto ho risolto il mio problema. Se vado a eseguire questo codice, quindi mi aspetto che qui di trovare la width sempre a 200. Perché a 200? Perché io prima l'ho impostata a 200 e poi ho provato a impostarla a meno 10, lui non mi ha accettato il valore, me l'ha scartato e quindi il valore è rimasto a 200. Quindi, se io sono bravo e creo una classe abbastanza robusta e controllo l'accesso in questo modo, è impossibile romperla a meno che non ci sia un bug. Cioè, qui with l'ho messo privato, lo posso solo leggere con questo, lo posso solo scrivere con questo metodo. Il metodo già mi controlla che io non passi i valori negativi. Un valore negativo qui dentro a questo punto non ci potrà più finire. Perché? Perché l'unico modo che ho di impostare questo valore, essendo privato, sarà avere un oggetto del rettangolo. E se cerco le occorrenze di questo with, dove lo trovo? Lo trovo qui che è dichiarato, lo trovo, vabbè, questo è dichiarato, lo trovo qui dove calcola l'area, quindi lo leggo e lo restituisco, quindi nessun pericolo. Qui lo vado a restituire.
qui lo vado a riscalare, qui il pericolo c'è. Qui ad esempio non dovrei fare in questo modo, ma dovrei fare magari un set with, leggendo il valore di with e moltiplicandolo per il fattore, in modo che se questa moltiplicazione mi dà un valore non corretto, passando di qui io mi trovi la, quantomeno la correzione. E poi with viene usato solo qui, cioè se mi troverò a un certo punto un valore errato qui, non dovrò dire ma quale sarà mai la funzione in tutto il mio programma che accedeva alla struttura e ha messo un valore non corretto, perché se io utilizzassi questa struttura come mero contenitore di dati e tutte le funzioni fossero esterne e lavorassero su questa struttura, se ci finisce un valore che non è corretto, l'unico modo che ho è tenere tracciato e cercare di capire chi è che ha messo il valore non valido. Qui non ci sono dubbi, il responsabile è, se io leggo soltanto e imposto with solo da questa funzione, e deve essere per forza in questa parte di codice. Non c'è nessun altro punto in cui, salvo escamotage che si fanno solo se necessario, io riesca ad arrivare a cambiare il valore. Quindi se qui metto delle precondizioni abbastanza robuste, la mia rectangle shape acquisisce ancora più valore, perché modella un rettangolo che, di cui è garantito il corretto funzionamento e la validità, che il suo stato, come quello di un database, cioè quello di un database dove io memorizzo dati, io posso memorizzare anche dati in tabelle con dei campi correlati, se non metto la foreign key, non metto la chiave e non lo rendo referenziale, potrei avere un database pieno di dati che però formalmente non sono validi. Ho un database con due tabelle, con una tabella dei dettagli di una fattura che ha un ID di una fattura che non c'è più. Dal punto di vista del database, salvare un record non è nulla di trascendentale né di errato, però formalmente quel database è un database che non è corretto, perché lì dentro c'è una cosa che non ha senso. Ci sono dettagli di una fattura che non c'è, quindi è per quello che esiste l'integrità referenziale ed è per quel motivo che qui c'è una protezione in accesso. Diciamo che qui c'è un po' una bruttura, se vogliamo vederlo anche in action, giusto per, andando in debug, quando io vado in debug, clicco sul pulsante, lui ovviamente si ferma qui e io vedo tutto il percorso, ovvero vedo che viene creato, vedo la et, vedo ad esempio la set with, vedo che R1 è impostato in questo modo, non so se si vede bene, perché viene, cioè ha larghezza 0, ha tutta 0 e l'altezza è già 200 perché l'ho appena impostata. Quindi riusciamo a tracciare quello che avviene. Se io vado in debug con F7, che corrisponde al trace into, cioè tengo tracce dentro anche nei metodi, ok, dove mi trovo? Finisco qui. Il value che voglio passare è 100, quindi lui dice è minore di 0, no, quindi non esce. Quindi width di questo rettangolo, che ricordo sempre, se vediamo qui di fianco c'è self 00, questa è l'altezza, ok, stiamo vedendo le caratteristiche di R1, che in questo caso è rappresentato da questo self, value è il valore uguale a 100 che sto passando, quindi width è a 0, a questo punto diventerà uguale a 100, il mio R1 avrà larghezza 100, altezza 200, x, y, 00, quindi l'ho impostato, metto x, ecco qui, se anche cerco di entrare dentro non entro perché è un'insegnazione diretta, move down mi riporta qui, mi prende la y che è 20, la incrementa e diventa 21, qui right lo sposta a destra, lo scale, set width con meno 10, lui cosa fa? Entra e dice oibò, il valore è meno 10, il width attualmente è 200, però siccome è negativo exit, quindi qui non ci passa, il valore viene scartato e la larghezza di R1 continua a essere 200. Quindi sto proteggendo il mio oggetto affinché non accetti dei valori che è un valore intero, quindi non è che non si possa memorizzare, ma se lo memorizzo il mio rettangolo non ha più senso perché è una larghezza che contiene un valore che formalmente non potrebbe avere. Di nuovo, se passo qui dentro mi troverò in getWith, quindi prendo la larghezza e la restituisco e la leggo e poi stampo l'area e via discorrendo adesso senza... Quindi vedete anche l'azione, quindi l'unico, questo setWith è l'unico che scrive
questo valore direttamente con qualcosa che viene da fuori con le precondizioni. Quindi se qui dentro c'è un valore a un certo punto che non va bene, il problema è qui. Oppure il problema è in un altro punto dove voi avete fatto un accesso diretto in scrittura a questo campo. Quindi questa è la potenza dell'incapsulazione, ovvero la possibilità di dire che nella mia classe ci sono cose private e cose pubbliche, come nella vita di tutti i giorni. Quindi le cose pubbliche da fuori si vedono, le cose private no, le cose private sono lucchettate. Questi chiaramente si vedono da fuori, ma questi possono vedere e accedere alla parte sopra. E quindi c'è una visibilità, perché qualcuno a questi dati poi dovrà accedere, perché se questi non potessero fare nulla, a questo punto non sarebbe gestibile in alcun modo. Questo è il concetto di incapsulazione. Incapsulare vuol dire che io nella mia struttura creo delle zone che sono visibili, altre le tengo. La cosa importante da sapere è che tutto ciò che è privato io posso modificarlo esattamente come voglio, perché fa parte di un dettaglio implementativo, ovvero il nome che scelgo qui, non essendo consumabile da nulla che non sia codice, logica di questa classe, io potrei cambiargli nome e decidere di chiamarlo come voglio. Ad esempio, essendo che si tratta di un campo, io potrei dire chiamiamolo fwid per accentuare il fatto che si tratti di un campo. Questa è una convenzione realmente e globalmente utilizzata in Delphi come prefisso, e in questo modo ho creato a tutti gli effetti il mio campo. Quindi fwid è un campo privato della mia classe. È un qualcosa che viene istanziato, viene allocato spazio nel momento in cui io istanzio la mia classe, contiene un dato e l'accesso è protetto perché è privato. Quindi nessuno può impostare questo valore senza il mio consenso, che viene espletato passando da funzioni che vengono richiamate sul singolo oggetto per passare valori, calcolare qualcosa con i dati di questo rettangolo, quindi fare qualcosa con quelli che sono i campi che fanno parte della mia classe. E generalmente i campi privati vengono indicati con questo prefisso, è solo una convenzione. Ecco, l'unica cosa, ad esempio in Java, questo è tipico, questo tipo di accesso, ovvero si chiamano getter e setter. Però diciamo che questa scrittura è molto più carina e molto più interessante. Sarebbe bello poterla utilizzare, ma ovviamente, come dire, se io la utilizzo, però al posto di 8 metto un meno 200, non va più bene. Quindi c'è qualcosa che potrebbe consentirmi di mediare, nel senso di usare questa scrittura, ma fare in modo che questo valore possa essere in qualche modo validato. Esistono in Delphi, come in altri linguaggi tipo C Sharp e pochi altri, ci sono le cosiddette proprietà, ovvero io ho fatto un campo privato with, però scrivere get with, scrivere set with è un po' verboso. Posso creare una proprietà, cioè posso dire crea una property che si chiama with, che è di tipo intero. Quindi sto creando sulla mia classe un identificatore che mi rappresenta un valore che può essere utilizzato con quella sintassi, cioè con la sintassi di assegnazione, oppure quindi fare with due punti uguale, oppure con la sintassi di assegnazione leggendo il valore, chiaramente poi volendo combinato con qualunque altra cosa che mi viene in mente. Quindi un identificatore che mi consente di accedere a quel valore, gli devo però dire come si legge e come si scrive. Quindi io potrei dirgli la read, la lettura di questo valore viene fatta, e qui potrei mettergli o la funzione getWith, scusate, cioè gli dico che quando leggo with il valore di ritorno deve essere quello di questa funzione, quando scrivo write il valore va scritto tramite questo metodo, che è il metodo di scrittura. Quindi questo è come dichiarare un campo che in realtà è fittizio, non esiste, ma è un identificatore che mi consente di accedere a un valore, consentendo di configurare come va letto, in questo caso, e come va scritto. Chiaramente public, in modo che sia accessibile, perché se questa property la dichiaro sotto private non si vede più. Quindi
Quindi questo che cos'è? È un qualcosa che è un po' cosmesi, ma in realtà in Delphi ha anche degli altri risvolti. Ecco, in questo caso io leggo un valore tramite una funzione che fondamentalmente prende il campo privato e mi restituisce un risultato. Potrei fare a meno di questa funzione, visto che non fa nessun valore aggiunto, mettendo direttamente qui il valore del campo. Quindi sto dicendo che quando io leggo with, devo leggere il valore che c'è qui. Quando io assegno un valore a with, non finisce il valore direttamente qui, ma va chiamata questa funzione e questa funzione deve accettare il valore come parametro. A questo punto, questi metodi possono anche finire in private e non essere utilizzati, perché io ho questo che mi fa da interlocutore, mi consente di leggere questo valore e scriverlo. Qual è il vantaggio di questa scrittura? Che io qui non vedo più setWith, ma vedo with, ok, però attenzione che with è differente dagli altri campi. Gli altri campi sono ancora pubblici. Se prendo 8, vedo che di fianco c'è scritto var. Se prendo with, qui c'è scritto property, quindi non sono la stessa cosa. La property mi fa capire che leggere e scrivere questo vuol dire passare potenzialmente da funzioni a, se io non avessi nemmeno il controllo da fare, anche qui potrei scrivere with. Cioè, vuol dire che questa proprietà viene letta da questo campo e viene scritta in questo campo senza intermediari. Qual è il valore di questa proprietà? È che io espongo questa pubblicamente, ma questa rimane privata. Vuol dire che se un domani qui per mie esigenze voglio rinominarla e chiamarla così, sono certo che nessun codice che utilizza with verrà influenzato dalla mia modifica. Cioè, tutto ciò che è privato è qualcosa che per definizione è sotto il vostro controllo, in quanto da fuori, non essendo pubblica, non è visibile, fa parte del privato, quindi è garantita la privacy di questo. Tutto ciò che è pubblico, io qui se lo chiamo così, ovviamente rischio di fare delle breaking change, di rompere del codice esistente, perché qualcuno, questo non può referenziarlo, ma questo sì, quindi devo stare già più attento a fare questo genere di modifica. Qui in realtà io lascio la funzione setWith perché devo fare il controllo sul valore. Quindi gli sto dicendo come leggere e scrivere quel valore. Per cui qui scriverò di nuovo with punto uguale 100. Qui potrei scrivere di nuovo r1.with punto uguale meno 10. Se noi andiamo a vedere qui sotto, questi non sono corretti, posso usare with. Quindi ho il vantaggio di accedere come se accedessi direttamente a una variabile, ma in realtà in mezzo ci posso mettere degli intermediari. Se vado a vedere quello che succede, cioè mettendo come sempre un breakpoint, così vediamo che combina il nostro programma. GetWith mi dice che non è usato, infatti lo andrò a rimuovere. Lui cosa fa? Crea lo shape, crea l'altezza. Qui andrebbe a leggere with. No, scusate, lo andrebbe a impostare, quindi c'è 100. Vedete che qui c'è il valore del campo che è privato, inaccessibile. Questo è il valore che sto cercando di impostare. Lui lo accetta e lo mette sul campo, quindi quando andrò a leggerlo troverò il mio valore di 100. Qui lo sto di nuovo impostando. Se provo a impostare with meno 10, lui in scrittura sa che deve chiamare questo passando il value e quindi finirà fondamentalmente qui sotto in questa implementazione. Vediamo se è vero. F7, vedete che finisce qui con value meno 10. Il valore non è corretto, esco e qui dentro non ci passo mai su questa riga, quindi il valore rimane a quello corrente. Qui ho le coordinate spostate perché ho delle move down. Qui ho x 200 400 00, ok, quindi chiudo tutto esattamente come prima. Quindi conservo, diciamo, una sintassi più semplificata, ma conservo anche la possibilità di controllare i valori, di rifiutare i valori che non sono corretti. In questo caso quelli inferiori a 0. 0 mi va bene, superiore a 0 mi va bene, inferiore non lo voglio. Quindi ho il beneficio dell'encapsulazione, è una sintassi un po' più comoda per leggere e scrivere questi valori. Quindi se qui volessi fattorizzare, semplificare, questo non mi serve a nulla. E quindi la butto via, vedete che anche la sintassi inizia a semplificarsi. La cosa carina di Delphi, diciamo, è che se dichiaro un po' di proprietà, ci sono anche dei wizard, quindi qui potrei ad esempio dire, intanto dovrei
per finire il lavoro, almeno su questo step, spostare questi campi privati. X e Y non hanno particolare bisogno di validazione, Eight with sì. Dovrei creare la funzione per impostare with, ma un momento. Potrei fare così, potrei dirgli che 8 di tipo intero si legge dal campo 8 e si scrive tramite setEight. C'è un problema qui, questo setEight ancora non esiste, ma se io faccio non c'è un setEight ancora, ma se io faccio complete class at cursor control shift c, lui cosa fa? Mi mette il metodo, mi mette il parametro value, mette che il parametro value finisce nel campo, quindi ha messo un po' di boilerplate, quindi la dichiarazione l'ha completata mettendo il metodo per accedere e mettendoci già dentro del codice, che in realtà poi può già andare bene. L'unica cosa che devo aggiungere è che se value è inferiore a 0, then exit. Cioè, lui questo ovviamente non lo può sapere perché non sa di che cosa si tratta, che cosa fa la mia classe, quindi le cose le devo aggiungere io. Quindi anche in questo caso, se il metodo non c'è, non andate a scriverlo prima, mettetelo lì e lui ve lo completa in automatico, e vedete che l'ha messo già tra l'altro nella parte privata, quindi sa già quali sono le mie intenzioni. Altre proprietà sono x, read fx, write fx. In questo caso gliele faccio scrivere direttamente perché mi va bene qualunque tipo di valore. Quindi che non vuol dire che un domani non possa aggiungere una validazione, al momento non mi serve, se un domani vorrò metterla, purché non cambi questo nome, qui posso cambiare il campo, posso mettere un metodo che non c'è, posso mettere tutto quello che voglio. E a questo punto ovviamente devo correggere un po' di codice perché ho cambiato qualche nome, normalmente ovviamente si scrive tutto quello che è. Qui ad esempio potrei impostare direttamente with, ma ha più senso chiamare il metodo piuttosto che passare dalla proprietà, anche perché si rischia magari di fare dei cicli infiniti. Se voi impostate la proprietà e nel set impostate di nuovo la proprietà, ovviamente è un gatto che si morde la coda. Passo tramite i metodi, dovrei essere a posto, direi. Il codice che c'è di là funziona ancora tutto, solo che questi sono diventate proprietà invece che campi diretti. Vuol dire semplicemente che io su questi comunque l'imposto lavoro esattamente come prima, ma posso mettere una parte di il mio controllo. Quindi l'incapsulazione è in parte anche questo, cioè esporre qualcosa pubblicamente tenendo una parte separata, che sono questi metodi, queste letture e scritture, per poter avere un controllo e garantire che quello che entra sia sempre validato, in modo che l'oggetto, al netto che qui ci sia un intero e questo è, come dire, forzato dal fatto che è un linguaggio tipizzato, dentro ci sia anche un valore che abbia senso. Qui mi vanno bene tutti i valori, qui mi vanno bene solo quelli che sono o zero o positivi. Quindi il rettangolo ha queste caratteristiche, espone, salva queste informazioni che sono il suo stato, fornisce all'esterno una visualizzazione di quelle informazioni e consente di cambiarle passando da un qualcosa di controllato, è in grado di calcolare la sua area e restituirla, di riscalarsi, di spostarsi, di fare tutte queste cose, possiede tutte queste caratteristiche, quindi queste caratteristiche, queste azioni che consentono di vederlo come un attore di cui io ne posso creare 1, 2, 10, 100, 1000, li posso mettere in una variabile, posso creare una lista di questi rettangoli, quindi fare in modo che io ogni volta che pigio un pulsante tengo una lista di questi rettangoli e magari alla fine li vado a scandire e li elimino tutti, cioè posso fare anche qualcosa di quel tipo senza nessun tipo di problemi. Ovviamente ho molte più forme, non ho solo questo. Ci sono altri concetti della programmazione oggetti, però direi che, visto l'orario, ci fermiamo qui per stavolta, ma ci tengo, come dire, a sottolineare alcune cose pratiche, perché chiaramente chi non è abituato a ragionare in questi termini abbia chiaro qual è la potenzialità di questa cosa rispetto a una struttura fatta da rispetto a la creazione di qualcosa di un type che fosse ad esempio
un record, quindi una banale struttura dati e tutta una serie di funzioni che a spasso sparse, quindi non organizzate, che fondamentalmente agiscono su questa struttura cambiando i valori. E quando io scrivo codice che prende qui una x e gli dà un valore non corretto, a quel punto non funziona più nulla e non so chi l'ha impostata, mentre qui ho un flow ben preciso di quello che è, cioè, per come è strutturato il codice fino a questo momento non posso avere valori negativi dentro questi due campi. E la cosa non è, come dire, facilitata, è proprio garantita, cioè la programmazione oggetti mi consente questo, perché sono privati e gli unici metodi quindi che accedono, dall'esterno nessuno può accedere, quindi tutti i metodi di questa classe che scrivono questi campi possono essere gli unici influenzati da un problema se qui vedo qualcosa di negativo. Una volta che l'ho fissato, se creo 1000 rettangoli, sono 1000 rettangoli che funzioneranno correttamente. E soprattutto se io trovo il modo, e lo vedremo, di sollevare degli errori, in caso di in cui questi errori, questi valori non siano corretti, riesco a guidare anche lo sviluppatore a utilizzare la classe nel modo corretto. Poi qui ci manca la documentazione, perché posso anche mettere qui una documentazione XML, calcola l'area del rettangolo. E questi ovviamente posso andare ad aggiungere, se qui chiamo getArea, ecco che vedete qua sotto che c'è la mia, ops, l'ho barrata, scusate, però c'è la mia descrizione, cioè mancano ancora tante cose che rendono questa struttura robusta, ben documentata, sicura, utilizzabile, guidata, consentono anche di utilizzarla come fondamenta per costruirci delle cose ulteriori, come abbiamo fatto già con i form e con i frame, che vanno ad estendere queste cose aggiungendo cose in più, però senza duplicare il codice. Quindi un sistema che si basa su questo tipo di architettura tende generalmente ad essere forse un po' ingabbiata per certe implementazioni di alcuni software moderni, ma senz'altro un framework fatto così è da un certo punto di vista molto robusto, perché potenzialmente un fix in un punto può risolvere una marea di bug contemporaneamente. Non ho duplicazione del codice, non ho dati e procedure sparse, ho perfettamente il controllo della situazione. Bene, mi sposto qui perché visto l'orario non so quali sono i sopravvissuti, però se qualcuno volesse, guardo un attimo se avevo un file aperto. Ok, se qualcuno vuole partecipare al, dunque adesso non mi ricordo, devo riguardare il sito, ma non mi ricordo qual è quella che viene prima delle conferenze. Ok, la prima penso sia il Jazz Day, che è ad aprile, mentre lo UX Day è a giugno, quindi come diciamo dalle mie parti, a foma ora. Ho un codice sconto gratuito per seguire online il JS Day. Ok, quindi io direi, siccome non ho ancora messo strumenti per fare per iscriversi al poll e così, se qualcuno può essere interessato me lo dice in chat. Io lo metto nella ruotina, facciamo un'estrazione e chi vince glielo mando poi come messaggio privato e gli mando questo codice con cui può riscattare sul sito. C'è proprio c'è una pagina Get Your Ticket dove nel form c'è una specie di discount code. Lo faccio vedere così si vede qui. Al posto di, vabbè, 39 euro è online, non paga nulla e vede la conferenza online. Quindi il Jazz Day è previsto per l'11 e il 12 aprile, quindi mancano 22 giorni, per cui con questo codice sconto ve lo vedete a gratis. Se volete partecipare, i costi sono un po' diversi, però giustamente una conferenza abbastanza
Quindi niente, se qualcuno è interessato in chat me lo scriva. Non siamo neanche in tanti, quindi sono ottime probabilità di vincere. Magari mi scriva, mi interessa, io non lo so, qualcosa, io vi metto nella ruotina che adesso vi riesumo se riesco a pescarla. Vi lascio giusto qualche istante, ho messo il gatto perché giustamente c'era il gatto, se no, se nessuno è interessato, niente, lo do ai miei colleghi. Però mi sembrava una cosa carina, visto che me li mandano, condividerlo e niente, ditemi voi, vi do qualche minuto, se qualcuno mi dice che è interessato, lo metto nella ruotina e poi dopo facciamo l'estrazione. Non spingete troppo. O poi usarlo non è un obbligo, però diciamo, ecco, se vi interessa seguire la conferenza, tra l'altro il codice consente di vederla in diretta, ma di vedere anche dopo i replay quando li pubblicano pochi giorni dopo, mentre di solito i replay le vedono. Conoscendo poco di codice JavaScript, la finalità un po' anche dell'evento è anche un po' quello, quindi se qualcuno adesso giustamente potrebbe dire ok, che diavolo, la schedule dovrebbe essere abbastanza, non sono interessato, niente, non siete interessati a JavaScript, vabbè, ci sono delle cose su React 18, feature management, vediamo se c'è qualcosa di interessante. Ecco, questo può essere interessante, lato web, criterio di accessibilità, perché per alcune aziende diventerà sopra un certo fatturato, diciamo c'è un discreto aziende di un certo tipo, sarà obbligatorio poi avere siti accessibili, quindi questo è un argomento senz'altro importante da seguire. Tenete conto che sono 40 minuti, quindi nessuna di queste sessioni poi è qualcosa che vi fa. Ci sono anche dei workshop, ma quelli sono solo dal vivo e non si vedono. Si parla anche di Lambda, VS, cioè di cose anche non strettamente legate a JavaScript. Quindi queste sono le funzioni incorporate nel cloud da eseguire da remoto. Rust, che non è proprio JavaScript. The Event Loop Fairy Tale, la fiaba dell'Event Loop. Diciamo che ci sono alcune cose che sono anche per neofiti, nel senso che, come dire, non è che richiedono una certa esperienza, ma magari alcuni concetti meno conosciuti del linguaggio, più trascurati, che magari si finisce, come dire, ad avere problemi. L'event loop è un qualcosa che li può potenzialmente creare in JavaScript, può tendenzialmente averli. Niente, vedo che non interessa a nessuno, ma a parte che c'è ancora tempo, quindi lo riproporrò magari in un'altra live finché non c'è qualcuno a cui interessa, io magari lo ripropongo, quindi no problem da questo punto di vista. Tanto abbiamo tempo e un'altra conferenza, lo UX Day, che però UX è dedicato alla user experience, che però ci sarà a giugno, quindi c'è un altro po' di tempo. In inglese o in italiano, in realtà alcuni qui pare che sia prediletto l'inglese, alcuni sono proprio inglesi, quindi questi senz'altro. Quelli che vedo in italiano mi pare che saranno tutti in inglese qua, però inglese parlato da italiani, quindi da vedere così direi che sono tutti in inglese, quindi. Analisi del syntax tree, sì, poi comunque molti sono proof of concept, nel senso che da vedere sono cose magari che danno l'idea di uno strumento, di un tool, di una problematica, cioè questo che si chiama doing it, uno ovviamente deve capire di cosa si parla, e si parla ovviamente del fatto che i tool sono sempre in evoluzione, quindi c'è un po' la FOMO, che sapete, la sindrome Fear of missing out, la sindrome di rimanere
tagliati fuori, che fa sì che ovviamente ci si aggiorni sempre sugli ultimi framework, sugli ultimi... sì, JavaScript è un problema più pregnante rispetto a Delphi, dove le novità magari riguardano funzionalità del tool, librerie, però le cose che andavano bene ieri vanno bene anche oggi, ci sono estensioni. Qui JavaScript è molto più in fermento da questo punto di vista, che è una cosa buona per certi versi, e in altri versi ovviamente è una cosa che va gestita, quindi chi fa lo sviluppatore deve magari a volte anche aggiornarsi pur per fare le stesse cose che faceva anche prima. Next.js è un framework per sviluppare applicazioni con React. I Web Vitals sono delle metriche che alcuni framework espongono e che vengono misurate dai motori di ricerca per dire quanto la pagina impiega a rispondere, quanto tempo viene fatto il rendering, se è veloce, se le cose non si spostano troppo durante il caricamento di immagini o di fogli di stile, e quindi diciamo tendono a confondere l'utente. Ci sono alcuni criteri con cui le pagine web vengono misurate e danno un punteggio, quindi da fino a 100, e più è alto e più il motore di ricerca vi, come dire, vi porta in alto sul rank, sulla vostra classifica quando si fanno le ricerche. Quindi ad oggi anche questa parte è abbastanza importante da questo punto di vista. Ok, niente, teniamo buono il codice sconto, tanto comunque fino a che non ci sarà la conferenza, quindi fino ad aprile in buona, potremmo anche portarla la prossima settimana se c'è magari qualcuno interessato. Detto questo, niente, lascio qui la ruota in esecuzione, torno qui giusto per darvi i saluti. Chiudo un po' di cose che ho lasciato aperto, vedo se c'è qualcuno a cui potremmo fare un ride che sviluppa, ma quante probabilità ci sono? Ma poche, di solito a quest'ora sono l'unico. Taglio, accorcio i tempi ringraziandovi già per... mi vedo già solo io nella mia solitudine, però... No, aspetta, qui ho sbagliato. Mi vedo solo io perché sono nella mia interfaccia utente, quindi teniamolo un'altra volta. Tutti i canali, no, direi che canali italiani ci sono. Ho visto qualcuno che lo faceva al mattino, ma a parte questo, però niente di che. Qui ero collegato con l'utente del bot, quindi teniamo per un'altra live, sì, ok. Quindi grazie come sempre per la presenza, e spero che le cose siano state abbastanza chiare e comprensibili, come si suol dire. E direi che noi, se non ci sono altre cose, ci rivediamo ampiamente preparato. È partito l'audio del canale, via, preparo un raidino a Sior Juncker, che ogni tanto lo vado a trovare, anche se lo trovo abbastanza spesso, però è sempre qui, sta giocando a carte. Ottimo, questa cosa mi interessa. E grazie di nuovo, ciao Simon, rimasto nascosto, ti vedo solo adesso, oppure non ti ho letto prima. Grazie mille, quindi buon ride, direi alla prossima settimana, buon proseguimento di settimana, di lavoro, di studio per chi studia, e direi alla prossima. Ciao a tutti, rimanete per il ride qualche minuto, poi ciao ciao.